pareggio d'andata per un posto in Serie A tra Perugia e Fiorentina per decidere chi sarà la ventesima squadra del prossimo campionato di Serie A. Il saluto che arriva da Riccardo Gentile e Antonio Di Gennaro. Eccoli qui i protagonisti che stanno per entrare sul terreno di gioco. Ecco Serse Cosmi, tecnico del Perugia, arrivato quart'ultimo nel campionato di Serie A, ormai da un mese ferma la squadra umbra. Un Perugia che ha disputato numerosi amichevoli in attesa di questa partita, una partita che invece la Fiorentina ha ritrovato dopo pochi giorni dalla fine del campionato di Serie B, un campionato davvero interminabile, dopo 46 giornate al sesto posto, il sesto posto che vuole dire spareggio. Andiamo con la formazione della Fiorentina, leggiamo le scelte di Mondonico che deve fare a meno di giocatori importanti come Dellicarri, Vrizas in nazionale, così come Leon e Ivan, ma soprattutto Riganò in avanti. E allora è questa la formazione della Fiorentina. Secas in porta, difesa 4 da destra a sinistra con Maggio, Bacis, Viali e Savini, davanti alla difesa Piangerelli, poi Camorani, Ariatti e Scaglia, Fontana come mezza punta, l'unica punta a disposizione di Montonico è Fantini, Graffieri va in panchina e ancora qualche fastidio al ginocchio per l'ex giocatore dell'Ancona. Questo invece è il Perugia, intanto eccola qui la coreografia davvero straordinaria di tutto lo stadio Curi, sia da una parte i tifosi del Perugia che dall'altra, quelli della Fiorentina, numerosissimi. Questo è il Perugia, 4-4-2, formazione confermata rispetto a quelle che erano le attese della vigilia. C'era il dubbio, Botroyd, Brienza e Zalageta da affiancare a Ravanelli, vince la concorrenza l'inglese Botroyd che giocherà accanto a Fabrizio Ravanelli, in porta Calaz, difesa 4 da destra a sinistra con Colli, Di Loreto, Fresi e Fabiano. Centrocampo a 4 da destra a sinistra con Semaria, Codrea, Obodo e Di Francesco. Come detto, in avanti giocano Botroyd e Ravanelli, squadre che stanno entrando sul terreno di gioco. Oggi la gara d'andata, domenica a Firenze allo stadio Artemio Franchi, quella di ritorno alle 20:30 arbitrerà Rosetti, saranno Stagnoli e Calcagno gli arbitri. Quest'oggi il direttore di gara è il signor Trefoloni di Siena, che sta entrando in campo con le squadre alle sue spalle. Eccole qui, Perugia e Fiorentina. Perugia che in 34 partite di Serie A alla fine del campionato ha vinto solo 6 volte, 14 i pareggi, 14 le sconfitte, 6 vittorie. Come detto, le ultime 3 partite sono stati 3 successi per la squadra umbra e hanno sicuramente contribuito molto a recuperare quello che sembrava ormai perduto, davvero un miracolo. Questo ha detto Gaucci e sarebbe un peccato non completare l'opera. Queste le parole del presidente del Perugia. Perugia che è reduce da una stagione davvero infinita, iniziata il 19 luglio con l'Intertoto, poi la partecipazione alla Coppa UEFA, eliminato nei quarti di finale dal PSV Eindhoven e poi il rischio retrocessione fino all'ultima giornata. All'ultimo però il gol di Botroyd contro l'Ancona e le contemporanee vicissitudini dell'Empoli e del Modena hanno contribuito alla salvezza, almeno provvisoria, della Perugia, che oggi si gioca tutto, così come lo farà a Firenze domenica contro la Fiorentina, arrivata sesta nel campionato di Serie B, 73 punti alla fine di un campionato durato 46 giornate, come detto, 19 le vittorie, 16 i pareggi, 11 le sconfitte, 53 gol fatti dalla Fiorentina, 23 realizzati da Riganò, che però oggi non sarà a disposizione di Emiliano Mondonico. Da quando è arrivato lui è cambiata la stagione della Fiorentina, è arrivato l'11 di febbraio a 20 gare dalla fine, in 20 partite 12 vittorie, di cui 5 consecutive, 4 pareggi e 4 sconfitte. Un'impresa, quella della Fiorentina, che ha tentato fino all'ultimo di arrivare addirittura al quinto posto, quindi di essere aritmeticamente in Serie A. Non ci è riuscita, ci è riuscita l'Atalanta, che ha potuto festeggiare sabato grazie al pareggio contro la Salernitana. Tutto è pronto per il calcio d'inizio e allora noi ringraziamo anticipatamente a bordo campo, sulla panchina del Perugia, Marco Nosotti, su quella della Fiorentina Paolo Assogna, grazie anche a Tommaso Liguori in coordinamento, ad Angelo Carosi in regia. Io rinnovo il mio saluto ad Antonio Di Gennaro che è qui al mio fianco. È tutto pronto, uno spareggio che promette davvero scintille, uno spareggio che promette davvero tanto spettacolo, la posta in palio è altissima.
Si può cominciare dopo il doveroso omaggio ad Orlando Fattori, ex presidente del Perugia negli anni 60. Non abbiamo voluto interrompere il minuto di silenzio concesso dall'arbitro e dalle due squadre. Il calcio d'avvio in questo momento con il Perugia che inizia. E allora di nuovo la buonasera ad Antonio Di Gennaro. Questa è una partita nella quale si decide una stagione per due squadre, il Perugia e la Fiorentina. Una stagione diversa, un Perugia che già da un mese ha la testa a questa partita, la Fiorentina che invece ha terminato il campionato sabato contro il Cagliari. Antonio. Sì, buonasera a tutti, buonasera anche a te Riccardo. Il Perugia sicuramente ha fatto un miracolo, le ultime tre partite sono state in grande crescendo, è arrivata a questo spareggio, anche se è un mese che non gioca, però ovviamente psicologicamente, attenzione. Subito opportunità con il cross di Zemaria, ma c'è la spinta di Ravanelli secondo l'arbitro Trecoloni. Allora calcio di punizione per la Fiorentina. Quindi psicologicamente, dicevo, è avvantaggiata perché ha potuto preparare specificatamente questa doppia partita molto importante. La Fiorentina viene da un rush finale anche loro molto molto intenso, buono, non ha avuto grande regolarità fuori casa, però in casa ha tenuto molto bene il passo. Però come ho detto nel collegamento precedente, ha perso Riganon nelle ultime due partite, non potrà usufruirlo stasera, al ritorno è in forze, manca anche Vrizas che è con la nazionale, quindi punto di riferimento in attacco, come stasera vedremo c'è solo Fantini che poi non è solo l'unica punta, bisognerà vedere la capacità tattica dei centrocampisti ma soprattutto degli esterni. Però è una partita a doppia diciamo così, quindi ci può stare di tutto. C'è calcio di punizione in favore del Perugia quando non sono passati neanche due minuti dall'inizio del match. Si incarica della battuta il portiere Calaz, avete visto il quadrato Ravanelli assieme a Zemaria, il giocatore più temuto da Mondonico. Ravanelli per la sua abnegazione, per la sua caparbietà in campo, Zemaria invece per la sua classe, la sua velocità. Queste le parole di Mondonico. Recupera un buon pallone di Francesco, non riesce però a sfondare. Fiorentina che libera direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco è sempre in favore del Perugia. Di Loreto, tocco centrale per Fresi, ancora Di Loreto, c'è Fantini in pressing, dovrà fare un gran lavoro l'ex giocatore del Venezia in quanto unica punta questa sera. Recupera la Fiorentina, ci prova in questo momento il numero 79 Camorano, che prova a girarsi, c'è fallo su di lui, calcio di punizione. Sì, intanto Riccardo, la Fiorentina tatticamente è partita con una difesa a 5, ha spostato Ariatti molto basso, tiene ovviamente Maggio a destra, quindi con i quattro centrocampisti, due centrali, Fontana e Piangerelli, ovviamente tiene Camorani a destra, Camorani a sinistra, Scaglia a destra, l'unica punta Fantini, quindi si è ancora più coperta tenendo appunto 5 difensori, la linea 5, 4 centrocampisti e l'unica punta Fantini, che abbiamo detto è proprio una punta un po' atipica, e questo potrebbe considerare strada facendo che il Perugia con Colby potrebbe anche optare ovviamente in partita iniziata una difesa a 3, perché ovviamente con l'unica punta, punta che poi non è, e Fantini potrebbe optare una difesa a 3, spostare magari un esterno più alto, quindi lo vedremo man mano che la partita andrà avanti. Avanza la Fiorentina, ci prova con Maggio, velocissimo come sempre sulla corsia di destra, prova a sfondare, lo fa in modo un po' eccessivo, c'è la spinta su Fabiano, calcio di punizione in favore del Perugia. Tornando all'atteggiamento tattico della Fiorentina, diciamo comprensibile per quanto riguarda Mondonico, considerate le assenze, assenze sicuramente importanti. Ricordiamo ovviamente che c'è la partita d'andata, c'è anche quella di ritorno, vale il regolamento delle coppe, quindi i gol segnati in trasferta, quindi è molto importante per la Fiorentina poter giocare la partita decisiva davanti al proprio pubblico allo Stadio Franchi. Ricordiamo che in caso di parità alla fine della partita di ritorno si adotterà la regola del silver goal. Attenzione intanto ad Ariatti che prova ad andare, c'è l'intervento di Colli su di lui. È sempre Fiorentina in zona d'attacco, si incaricherà della rimessa Camorani, pulito l'intervento di Colli. La rimessa in gioco di Camorani, l'aggancio di Fontana, prova a girarsi l'ex capitano dell'Ascoli, lo segue Zemaria. Fontana è ancora lì, arriva Ravanelli a raddoppiare, c'è fallo secondo Trecoloni, si arrabbia subito Ravanelli con il direttore di gara e vedete gli animi sono molto molto accesi come era prevedibile. Sì, ovviamente la partita è sentita, anche l'allenatore Cosmi ha un po' così contestato la punizione, d'altronde il Trefoloni era proprio vicinissimo all'azione, quindi ha ritenuto il fallo, è ovvio, siamo ai primi minuti, la partita ovviamente è molto sentita, però ci vuole calma, credo in questo caso l'arbitro tenerà molto, molto bene la partita.
Ricordiamo che con Trifoloni, guardalinee oggi sono Mitro e Stevanato, il quarto uomo è il signor Rizzoli. Calcio di punizione per la Fiorentina, ancora però non si riprende a giocare, continuano a far lottare Ravannelli e Trepoloni, arrivano anche i giocatori della Fiorentina. Ora si può finalmente ricominciare, 5 minuti di gioco, sempre 0-0 allo stadio Curi. Sul punto di battuta c'è Savini, con il sinistro al centro a cercare Fantini, anticipato qui Calaz dall'intervento di Fresi. Ora Fresi a saltare, viene messo giù per ripartire, allora Savini in profondità, buon pallone per Fantini, col sinistro Calaz. Sì, sicuramente Fantini sta ovviamente cercando come unica punta di trovare gli spazi, di aprire anche il gioco ovviamente con i centrocampisti e gli esterni che gli danno una mano. In questo caso ha trovato bene la posizione, bello il lancio di Savini, aveva solo una cosa da fare, il tiro in quella maniera, l'ha calciato bene, però ovviamente Calaz era nella posizione giusta. Ancora un fischio da parte di Trefoloni, l'intervento è di Obodo, il nigeriano. Il calcio di punizione per la Fiorentina, questa invece è l'occasione precedente, era difficile trovare la porta da lì, ci ha provato comunque Fantini, è riuscito a cavarsela egregiamente Calaz. Buono lo spunto intanto con il sinistro, il tentativo da parte della Fiorentina con Cristian Maggio. Pallone di poco al lato, Calaz era comunque sulla traiettoria. Sì, Mondonico ha spostato come all'inizio sembrava che Camorani dovesse giocare a destra e Scaglia a sinistra, anche come caratteristiche Scaglia un sinistro, però come abbiamo visto adesso lui converge, Scaglia da destra converge al centro e ovviamente può calciare di sinistra. D'altronde sono ovviamente soluzioni tattiche che l'allenatore ha studiato proprio in virtù del fatto che davanti ovviamente, come abbiamo detto più volte, ha solo Fantini, quindi deve trovare delle altre così soluzioni tattiche, e per adesso ci sta riuscendo molto bene. La squadra è compatta, ha una marcatura davanti, ha una marcatura dietro con due marcatori, Savini e Maggio e Bacis, e Viali diciamo così fa un po' il libero, a volte anche si stacca, con i due esterni difensivi Ariatti e Baggio a destra. Primo intervento da bordo campo, cominciamo con la panchina del Perugia, andiamo da Marco Nosotti. Marco, benvenuto, buon lavoro. Buon lavoro e bentrovati a tutti, anche quelli che sono a casa. Ma diciamo subito una prima cosa che in questo momento non piace a Sesse Cosmi, ed è la ripartenza dell'azione del Perugia con lanci lunghi su difesa schierata, una difesa molto compatta, cerca tramite Di Loreto di farlo capire a tutti i suoi, vuole azione manovrata quando riparte nella sua propria metà campo la squadra perugina. È giusto, anche perché loro sono abituati a giocare palla a terra, hanno anche più qualità in mezzo al campo e anche più diciamo così sostanza con Obodo e Codrea, e sono buoni anche per arrivare dal tiro da fuori, quindi la manovra corale Cosmi la vuole, è giusta la notazione tattica. Colì prova a scodellare al centro il giocatore senegalese, non c'è nessuno però a ricevere il suo assist, si riprenderà allora con il rinvio dal fondo del portiere argentino della Fiorentina, Sebastian Secas. Avete visto ancora inquadrato Colli, giocato i mondiali del 2002 con la maglia della sua nazionale del Senegal. Pallone rinviato intanto da Fresi, mette giù Obodo, prova a dare ordine ora il giocatore nigeriano, riparte però da Fresi. Di Loreto in profondità a cercare Botroid, sbaglia però il movimento il centravanti inglese, molto più attento Viali che riesce nell'anticipo. Maggio, Di Francesco su di lui, recupera un buon pallone Eusebio Di Francesco, questo lo porta direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco in favore della Fiorentina. Di Francesco, uno dei tanti acquisti di gennaio, hanno cambiato molto queste due squadre a gennaio. Di Francesco è arrivato dall'Ancona, soprattutto la Fiorentina ha cambiato molto, addirittura 12 nuovi giocatori portati dal patron della Valle, c'era ancora Cavasini in panchina, poi da febbraio è cambiata completamente la tendenza con l'arrivo di Mondonico. Botroida, su di lui Ariatti, intervento in fallo laterale, allora rimessa in gioco per la squadra di Serse Cosmi. Zemaria si incarica della battuta, movimento di Botroid, esita ancora Zemaria, poi c'è il fallo di J. Botroid, se ne accorge l'assistente Mitro, e allora calcio di punizione in favore della Fiorentina. Sì, il Perugia ultimamente, nell'ultimo scorcio del campionato, ha sempre giocato con una punta Ravanelli e una seconda punta Brienza. Oggi ovviamente Cosmi vuole dare più peso, più forza, più profondità alla squadra, e quindi la notazione prima di non buttare palle magari lunghe, vuole ovviamente
trovare i due attaccanti per tenere palla per poi sfociare negli esterni con i due esterni molto alti, in questo caso Di Francesco a sinistra e Zemaria a destra. Il colpo di testa di Loreto, l'aggancio di Obodo, recupera però Piangerelli per un attimo Fantini, attenzione, possibilità per Fantini, è solo Fantini, rete, rete, Fiorentina in vantaggio, al decimo Fantini. E questo è un gol importantissimo, un gol anche molto bello, dovuto, è venuto con uno scambio insieme a Scagna, uno contro uno, Scagna in questo caso ha accompagnato molto bene, ha fatto proprio anche lui come esterno alto, ha proseguito l'azione e ha smarcato benissimo, due contro uno, ha smarcato Fantini che ovviamente a tu per tu, si è allungato un po' la palla, però a tu per tu con Callas ha buttato la palla proprio sotto la pancia del portiere perugino e ha fatto un gol determinante. Rivediamo qui proprio la difesa un po' messa non benissimo, qui nell'uno, uno contro uno, Fantini si allunga un po' la palla poi con l'esterno destro, molto bravo, molto freddo, Callas era uscito però non è intervenuto. Un gol importantissimo, tu sai che i gol fuori casa in questi casi possono essere determinanti. Subito reazione però del Perugia, attenzione Ravanelli, in area di rigore, prova il cross, c'è deviazione, sarà calcio d'angolo, il calcio d'angolo numero uno di questa partita per il Perugia. La Fiorentina però è in vantaggio, al decimo il gol di Fantini, un gol davvero importante. Era molto scetticismo per l'assenza di Rigano, insomma Fantini finora ha fatto veramente il massimo, in 10 minuti già un gol. Occhio al cross, deve uscire Secas, in qualche modo libera, insiste però il Perugia con il tentativo da fuori da parte del numero 11 Codrea, intervento poi di Trefoloni, calcio di punizione in favore della squadra viola. Vedi Riccardo, a volte uno si dice una squadra gioca con una punta che poi è molto anche atipica, si rivede che appunto qui si allunga molto un po' la palla, però vedi riesce a trovare il tempo giusto con l'esterno del piede, con una mezza punta, però batte parimente Callas. Stavo dicendo che anche con una punta sola però è importante l'atteggiamento tattico degli altri componenti della squadra, soprattutto i centrocampisti, i centrali, gli esterni, in questo caso Scagli e Camorani giocano molto alti e in fase di possesso palla può diventare diciamo un attacco un po' atipico però con tre giocatori, quindi ovviamente Fantini non si trova mai solo. L'importante è essere che la squadra accompagni, che sia corta e che ovviamente segua le giocate di Fantini che per adesso ovviamente sta giocando molto bene. Calcio d'angolo per la Fiorentina, prima di questa partita Serse Cosmi aveva detto voglio rivedere il Perugia dell'Intertoto, il Perugia della Coppa UEFA, una squadra cinica che non prendeva mai gol. La prima occasione però è stata sorpresa, la compagine umbra, intanto il colpo di testa di Codrea deve liberare velocemente Di Loreto, in qualche modo ci riesce, Fiorentina che però recupera ancora il pallone. Con calma può ripartire da Secas e ora ovviamente questo gol la squadra di Mondonico vorrà difenderlo, vorrà custodirlo davvero gelosamente. Fantini prova a trovare lo spazio su Colì, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Andiamo di nuovo a bordo campo, andiamo di nuovo da Marco Nosotti. È una belva inferocita Serse Cosmi, ma ancora prima del gol posizione in difesa, soprattutto la copertura della difesa da parte della squadra, e si sta scaldando Brienza, forse poco fa chiamava Ravanelli per chiedere a una delle due punte di scendere, di infinguare il centrocampo perché può rischiare di essere in inferiorità numerica e poi soprattutto in fase di ripartenza credo ai suoi laterali di andare, di spingere su questa fascia, soprattutto sulla destra con la sovrapposizione Zemaria Colì. Ma la difesa era posizionata male sull'azione del gol di Fantini, l'abbiamo visto tutto, è normale che in questo caso l'inserimento eventuale di Brienza può dare vivacità, può dare anche un tasso di classe in più perché è dotato nell'uno contro uno di giocate molto interessanti, sicuramente adesso deve rischiare un qualcosina in più perché ovviamente deve ribaltare un risultato in questo caso abbastanza difficile da recuperare adesso perché il gol è importante per la Fiorentina. Intervento ai danni di Boutroid, l'autore del gol decisivo per il Perugia alla fine del campionato. Il gol di Boutroid regalò la possibilità proprio di giocare questo spareggio contro l'Ancona nell'ultima giornata. Andiamo intanto anche sulla panchina della Fiorentina, allora benvenuto, buon lavoro anche a Paolo Assogna. Buonasera, Mondonico teme molto questi lanci che arrivano da dietro, vuole marcature strettissime di Savini e Bacis sui due lunghi del Perugia, loro due marcatura fissa sui due attaccanti e Viali come diceva prima Di Gennaro che si stacca di qualche metro, teme molto le spizzate aeree dei due. Beh è chiaro perché attenzione come in questo caso Zemaria, Ravanelli arriva all'appuntamento, forse anche la spinta su di lui, pallone che resta in campo, alla fine guadagna la rimessa dal fondo la Fiorentina. Era stato forse anche un tentativo di fallo di mano perché sono arrivate immediate le proteste di Secas. Ha provato Boutroid ad andare col braccio ma l'impressione è che non tocchi. No, assolutamente.
tutto regolare dunque, sempre bravo comunque in queste occasioni Sekas, non in bello stile ma sempre molto efficace. Sì, è stato bravo anche ovviamente qui, era difficile perché era anche un po' coperto, c'erano due giocatori vicini, però è stato molto attento e molto tempestivo. 15 minuti di gioco a Perugia, spareggio d'andata per un posto tra le 20 del prossimo campionato in Serie A tra Perugia e Fiorentina. La Fiorentina in vantaggio, gol al decimo realizzato da Fantini, il ritorno, ripetiamo, lo ricordiamo ancora, si giocherà domenica alle 20.30 allo stadio Artemio Franchi. Con tutta calma ora Christian Sebastian Sekas, primo anno in viola dopo aver fatto molto bene con la maglia dell'Ascoli nella scorsa stagione, guadagnando una salvezza agli ordini del tecnico Pillon, prima ancora a Siena, anche lì salvezza guadagnata in Serie B con il Siena di Papadopoulo, arrivato in Italia inizialmente alla Roma dove però trovava poco spazio. Tre colori, calcio di punizione sempre in favore della Fiorentina, punito l'intervento in gioco pericoloso secondo l'arbitro Senese da parte di Botroid. Lancio lungo di Sekas, cercare la testa di Fantini che va più in alto di Loreto, non c'è nessuno però a trovare la sua sponda, anche però la segnalazione dell'assistente Stevanato, calcio di punizione allora in favore del Perugia. Prima della partita Antonio si discuteva sul fatto che il Perugia giocasse con la difesa 4 nonostante la presenza di una sola punta per quanto riguarda la Fiorentina. Non subito magari, ma può starci un cambio da questo punto di vista, mettere tre difensori e sfruttare più le fasce. Sì, anche perché se dovesse entrare Brianza potrebbe essere un accorgimento tattico questo dalla difesa 3. Però vedo la Fiorentina sicuramente quando è in possesso palla diventa proprio un 3-4-3 la squadra. Passa da un 3-4-3 a un 5-4-1 quando non è in possesso. È normale che prima diceva giustamente Paolo Assogna che una notazione di Mondonico che ha paura ovviamente dei due lunghi, ma anche dei due esterni che spingono. A destra Zemaria c'è Ariatti, a sinistra ovviamente e a sinistra con Di Francesco c'è Maggio. Quindi ovviamente Mondonico è partito molto bene come accorgimenti tattici. Il Perugia un po' sottotono ha assorbito, ha accusato un po' il colpo, quindi si deve riprendere, deve giocare più la palla ovviamente. Forse troppo irruento questo intervento da parte di Scaglia, da apprezzare comunque la sua caparbietà, non era d'accordo con la decisione di Trifoloni. Può ripartire comunque la Fiorentina dopo l'arrivo di Sekas sul pallone. Avanza Savini per sinistro in profondità, la finta di Camorani, Fantini non riesce ad agganciare, arriva comunque Fontana con calma, fa girare il pallone dalle parti di Maggio, pallone controllato da Ariatti, ancora Fontana, di nuovo Maggio, chiama palla Fantini, c'è l'intervento di Fabiano, rimessa laterale in favore della Fiorentina. Non so se è una mia sensazione Antonio, ma fisicamente sembra avere qualcosa in più la squadra viola. Sì, non so se è stato il gol sicuramente, però come approccio iniziale alla partita è sicuramente nettamente sta giocando meglio, anche fisicamente sono d'accordo con te, ha qualcosa in più, arriva sempre prima sulla palla, sono più concentrati, sono più vivi. Sicuramente, ripeto, il Perugia ha accusato un po' il colpo del campo del gol di Fantini. Ravanelli, bravo in questa occasione a servire Zemaria, può avanzare il brasiliano, ancora per Ravanelli, sicuramente i due punti di forza di questo Perugia. Arriva Codrea, Obodo, si allarga sulla sinistra intanto e viene subito servito Fabiano, ancora Obodo, prova per vie verticali, Ravanelli non aggancia bene e allora Piangerelli può approfittarne. Maggio, in profondità, sembra cercare Fantini che sta veramente correndo molto e sta sbagliando su tutto il versante offensivo. Finora molto bene Fantini a parte il gol. Oltre ovviamente al gol sta svariando, ma tiene anche molto bene la palla, quindi fa salire la squadra. Quindi un doppio lavoro fatto veramente molto molto bene. Zemaria a cercare Ravanelli, ha capito tutto Fontana. Ancora Zemaria però non demorde, Piangerelli non è un granché il suo aggancio. Obodo in anticipo, Codrea, Di Francesco, ma palla Fabiano, viene subito servito il giocatore brasiliano, si propone poi Di Francesco ma viene ignorato, ancora Obodo, Codrea, cerca spazio il rumeno, lo scambio con Botroid, ancora Codrea che allarga dove c'è Zemaria, parte subito il cross quasi da fermo, colpo di testa a liberare da parte di Bacis, insiste però il Perugia, Codi, Zemaria, ancora Codi,
Avvia molto bene in dribbling, in ritardo Ariatti, sarà calcio di punizione e arriverà anche il primo cartellino giallo di questa partita per Ariatti, che non era diffidato nella Fiorentina. Nessun diffidato, mentre il Perugia deve stare attento con Botteroi, De Brienza, Di Francesco, Prado e Gatti, ma non sono in campo. Fallo brutto, giusta la munizione Trefoloni. Primo cartellino giallo che arriva al 20° del primo tempo. Parità per quanto riguarda i falli, come vediamo anche dalla nostra grafica. Intanto qualche problema per Cudrea, ex giocatore del Palermo. Calcio di punizione intanto per il Perugia, una posizione interessante, occhio ovviamente al destro di Zemaria, gli inserimenti di Ravanelli, Botteroid, Di Loreto, molti saltatori nel Perugia, grande movimento in area di rigore, parte Zemaria, il suo cross, pallone lì, poi Fabiano prova a rimettere dentro, non arriva il fischio di Trefoloni, sarà quasi fermata la difesa della Fiorentina, poi Fantini anticipato da Colì, però il recupero da parte di Facis, rimessa laterale in favore del Perugia. Cotrea, Obodo, allarga ancora per Fabiano, deve provare a sfruttare di più le fasce laterali la squadra di Cosmi, attenzione Botteroid, Ravanelli, buono per Di Francesco, deve girarsi Di Francesco, tre su di lui, non ci riesce e non era facile. Sì, non era facile anche perché è rimasto solo, non c'era nessuno dietro che per poter appoggiare così una palla ovviamente per calciarla in porta, e in questo caso aveva, si è chiusa molto bene la difesa, ha temporeggiato e ha respinto molto bene l'azione perché poteva diventare pericoloso. Avete visto, anche se per un attimo il presidente Gaucci, come sempre molto partecipe in tribuna, come ricordato anche all'inizio, ha detto prima di questa partita sarebbe stupido lasciare un miracolo a metà. Certo, l'inizio di questo spareggio non è dei migliori per il Perugia, non c'è invece il presidente, il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, che invece prima di questa partita, per motivare i suoi ragazzi, ha detto fra 30 anni qualcuno potrà parlare di questa impresa, e sicuramente di impresa bisognerà parlare se dovesse arrivare. Eh sì, perché se dovesse centrare la Serie A sicuramente con un anno d'anticipo in un progetto importante che ovviamente il padrone della Valle vuole creare, una città importante come Firenze, quindi per adesso, visto il risultato di adesso, sicuramente i sogni possono, diciamo così, possono anche realizzarsi. Furibondo a bordo campo Serse Cosmi, che alla vigilia di questa partita ha ricordato anche qualche altro spareggio, questo pensate il quarto spareggio in 40 anni di storia per il Perugia, i primi tre sempre a buon fine, il primo nel 68 per non retrocedere in C, andò bene con Genoa, Messina, Lecco e Venezia, il secondo nel 93 a Foggia contro la Cireale, e Cosmi era lì da tifoso in trasferta assieme ad altri 20.000 tifosi del Perugia. Il terzo nel 98, Cosmi non poté seguirlo perché confessato proprio nei giorni scorsi. Attenzione intanto, Fantini, il sinistro, e termina di un soffio al lato, Calazzi immobile. Sì, Fantini, bellissimo tiro, bella azione, ma ancora Scaglia che da destra taglia molto bene il campo, ovviamente offre la palla a Fantini che ovviamente qui cala, se proprio era fermo, se fosse stato 5 metri, magari anche 2-3 metri più vicino al palo sarebbe entrato dentro con il portiere immobile. La Fiorentina sta cercando di giocarsi la partita quando è in possesso palla, i due esterni, in questo caso soprattutto Scaglia, fa un ottimo gioco, un'ottima azione di contributo a Fantini che veramente sta tenendo in apprensione da solo la difesa del Perugia. Messo in fallo laterale da un giocatore della Fiorentina, anche se non c'era nessuno a terra, c'è comunque la restituzione del pallone da parte di Zemaria, si può ripartire con il rilancio di Secas, si inserisce Maggio, velocissimo sulla corsia di destra, l'anticipo per non rischiare da parte di Fresi, mette il pallone in fallo laterale. Superato il 20°, eccolo qui Serse Cosmi, dicevamo del terzo spareggio, quello che ha riguardato il Perugia nel 98, giocato a Reggio Emilia, ha vinto contro il Torino ai calci di rigore, spareggio che portò il Perugia in Serie A. Cosmi allenava l'Arezzo e aveva appena vinto un altro spareggio, ironia della sorte, contro lo Spezia per andare in Serie C1. Ci prova il Perugia, Di Francesco,
sovrapposizione di Fabiano, buono il pallone per lui, col sinistro al centro, in due tempi Sekas. Tu prima hai detto molto, molto bene il Brust deve giocare più sulle fasce laterali e lo sta facendo piano piano, perché sia Fabiano a sinistra che Colì a destra devono accompagnare i propri esterni di settore per creare il 2 contro 1 come è stato adesso, arrivare al cross molto bello di Fabiano che Sekas ha recuperato molto bene. Fresi con l'esterno, elegante per Botroid, subito Ravanelli prova a farsi spazio, riesce a resistere alla carica di Bacis. Prova a guardare al centro, Fabrizio Ravanelli parte il suo cross, dall'altra parte Zemaria, la sponda fuori, un po' larga per Fresi, ancora in possesso del pallone comunque, ancora Zemaria, due su di lui, deve trovare lo spazio per il cross, fallo immediato da parte di Camorani, non è d'accordo il giocatore arrivato a gennaio dalla Salernitana, lo scorso anno a Lecce. Molto ingenuo questo fallo, 2 contro 1, temporeggia, aspetta il compagno, questa punizione è molto importante per il Perugia, molto ingenuo come situazione in questo caso Camorani. 20 minuti al termine del primo tempo, Zemaria, il suo cross, pallone che viene toccato da Di Loreto, ma non può infastidire Sekas. Andiamo a bordo campo, di nuovo sulla panchina della Fiorentina, mentre stiamo rivedendo il corpo a corpo tra Bacis e Ravanelli. Andiamo da Paolo Assogna, prima però seguiamo l'estazione della squadra viola. Pallone all'indietro, Fontana, cerca spazio su Di Francesco, mantiene in possesso del pallone Gaetano Fontana. Gol importantissimo suo e l'Artemio Franchi contro il Napoli. Per prima contro il Messina. Possiamo andare sulla panchina della Fiorentina. Paolo Assogna. Nell'ultima azione del Perugia avete visto il fallo di Camorani e proprio ai due esterni Mondonico chiede un lavoro veramente stancante e faticoso da fare a questo punto della stagione. Scaglia e Camorani, secondo Mondonico, devono fare tutte e due le fasi, possesso e non possesso, con grande intensità e continuità, quindi pensate a questo punto della stagione quanto sia difficile. Però stanno bene, quindi lo possono fare, sono giovani, quindi Scaglia ha giocato anche meno anche di Camorani, quindi sicuramente hanno nelle gambe la possibilità per farlo, ovviamente dovevano fare per 90 minuti. Eccolo Camorani che non riesce però a tenere il possesso del pallone, rimessa laterale in favore del Perugia, si incarica della battuta Zemaria subito per Di Francesco. Non era voluta questa finta probabilmente di Eusebio Di Francesco, pallone che passa sotto le gambe del numero 3 perugino, arrivato anche lui a gennaio dall'Ancona. Intanto Maggio straordinario, semina il panico, poi calcio di punizione, anzi no, intervento di Trefoloni, giudicato regolare l'intervento di Loreto, è davvero apprezzabile la cavalcata di Maggio. Maggio è uno dotato ovviamente... un dribble, però Trefoloni era vicinissimo, quindi qui va un po' sulla palla anche se mette la gamba un po', come rivediamo qui dalle immagini, però Trefoloni era vicinissimo, quindi ha ritenuto così. Colì, Ravanelli non riesce ad arrivare, allora Fiorentina ancora che recupera, Fontana con l'esterno a cercare Fantini, il suo aggancio, prova a girarsi ma è solo, arriva Camorani, difende il pallone da Colì, anche Codrea su di lui, Ariatti è costretto a ripartire da dietro per Sekas, ovviamente non affretta ora la Fiorentina, tocco largo di Sekas per Maggio, non è un granché il suo stop, Sekas invece quando si tratta di fare da playmaker difficilmente sbaglia. È bravissimo che piede, quindi ovviamente è giusto che faccia, anche prima ha fatto un rilancio proprio millimetrico su Fantini, anche prima su Camorani, quindi è importante ovviamente quando c'è un portiere bravo con i piedi per la squadra, insomma. Obodo, Codrea, Fabiano, sempre due su di lui, Fabiano che non gioca così largo come dovrebbe probabilmente, ancora Fabiano, avanza palla al piede, il suggerimento per Botroid, all'indietro per Obodo, tocco largo per Zemaria, aspetta la sovrapposizione di Colì, Zemaria preferisce però accentrarsi, poi col sinistro a servire Botroid, limite dell'area, buono il pallone per Zemaria che va giù! Protesta il pubblico del Perugia, protestano anche i giocatori della Fiorentina, vedete, accusano Zemaria di essersi tuffato, cercheremo di capire, lo facciamo puntualmente grazie alla regia di Angelo Carosi, l'intervento è di Camorani. No, non c'è niente, ma ha rischiato Camorani, perché anche qui, come prima nel fallo precedente, vuole andare proprio nella ricerca della palla, quando la palla sta andando sul fondo basta solo accompagnarlo, ancora una volta ha cercato, cioè secondo me ha rischiato molto.
l'illusione ottica del calcio di rigore effettivamente poteva starci, però rivedendo dal basso non c'è. Trecoloni tra l'altro era coperto dalla scivolata di Camorano, è stato bravo l'assistente Mitro a lasciar proseguire. Fantini per farsi spazio, va bene fisicamente Fantini, allarga per Camorano, sovrapposizione di Ariatti, subito servito, posizione regolare, c'è spazio per il cross, arriva il sinistro di Ariatti direttamente però tra le braccia del portiere Calas. Sono bravi gli esterni della Fiorentina, in questo caso Camorani ha rindietreggiato e è partito Ariatti molto bene, quindi credo che ci sia una buona presa di posizione tattica. E intanto avete visto Luciano Gaucci, il presidente del Perugia, addirittura scendere in campo, eccolo qui, lo rivediamo ancora tolto dalle nostre telecamere al fianco della panchina, sta parlando con il figlio Alessandro, poco davanti a lui c'è il tecnico Serse Cosmo. Attenzione intanto, colpo di testa di Maggio, sarà calcio d'angolo per il Perugia. A questo punto mi viene spontanea la curiosità, adesso non so se Marco Nosotti sia riuscito a carpire qualcosa, vedete Gaucci ancora lì, chissà quale consiglio vorrà dare alla panchina. Intanto seguiamo questo calcio d'angolo, poi andremo da Marco Nosotti. Zemaria, il suo cross, accende l'uscita Secas per liberare in qualche modo il numero 18 della Fiorentina, scaglia ancora Perugia però, Codrea, superata la mezz'ora, sempre 1-0 Fiorentina. Ravanelli prova a girare, pallone lì Di Francesco, prova l'invenzione. Sì, era l'unico modo per poter calciare in porta, ha aspettato un attimino, qui c'è stata una palla uguale come Ravanelli, la mela scodella e qui ovviamente aspetta un attimino e si coordina molto bene, però la palla va alta. Pronto Secas nel frattempo a riprendere il gioco, intanto so di un Marco Nosotti, diciamo così, bloccato, io andrei comunque da lui. Marco, cosa succede sulla panchina del Perugia? Andiamo da Marco Nosotti. Sto provando a avvicinarmi, ma non è possibile perché sono guardi del corpo ovunque, però sta parlando a lungo col figlio e sta dando indicazioni, sta discutendo sulla partita, non riusciamo a capire bene, adesso proviamo a avvicinarci perché... Fra l'altro il quarto uomo non se n'è ancora accorto, non so se posso stare a bordo campo, non è a referto. Vediamo. Ovviamente buona fortuna Marco Nosotti in questa impresa, chiamiamola così. Fiorentina che prova a liberare, non lo fa in bello stile Ariatti. Pallone cercato da Fabiano. Sorpresa laterale per il Perugia. Obodo. In verticale a cercare l'inserimento di Di Francesco, esce bene Viali. Poi Codrea. Non riesce a passare, qui era Fontana, scatto di Fantini, pallone per lui, splendido, Fantini, Calas, gran palla di Fontana. Sì, gran palla, ma grande movimento di Fantini che è partito in mezzo ai due centrali più veloci di Loreto e Fresi, li ha presi in contropiede, era lunga, ma poi Calas ha visto anche ovviamente che era in vantaggio Fantini, è stato molto tempestivo nell'uscita. Ancora tutti a cercare Fantini, che dimostra ancora di essere un'ottima serata, non c'è fallo di Loreto su di lui. Zemaria, ora Colì. Ancora Zemaria, ora cerca di prendere in mano il suo Zemaria, giocatore sicuramente esperto, con più classe, presente nel Perugia, addirittura in questo momento nella posizione di centrale a centrocampo. Recupera Fontana, subito Camorani a cercare Fantini, il suo aggancio davvero splendido, Camorani al centro, Fantini lo vede, Camorani non arriva per un soffio. Ma è buonissima questa azione ancora una volta, rubano palla a centrocampo, ripartono in contropiede, in questo caso l'esterno era Camorani che ha tirato bene il campo, due contro due, bravissimo Fantini nel tenere palla e poi vedere il compagno che per un soffio non arriva, ma è questa la Fiorentina che marca e riparte in maniera veramente, e anche con una a livello di tonicità fisica molto molto meglio del Perugia. Obodo, Codrea, però Obodo, Zemaria a cercare subito Ravanelli, ma è lenta la manovra del Perugia, finora davvero ha mostrato poco la squadra di Cosmi. Fiorentina molto più reattiva su tutti i palloni, sembra avere più fame la squadra di Mondonico. Codrea, Zemaria, soprattutto giocano tutti in un fazzoletto. Potroita prova a girare, non era facile. Sì, Zemaria era calibrata molto bene, ha visto il compagno che partiva in anticipo sul difensore, non ha girato molto bene la palla di testa, però almeno ci hanno provato, sicuramente come dicevi te hanno fisicamente, anche sono giù di tono, sono un po' anche leziosi, quindi la Fiorentina poi è messa benissimo il campo, copre gli spazi molto bene, quindi e riparte poi senza paura. Tra l'altro Antonio, emblematica proprio quest'ultima azione perché c'erano sei giocatori del Perugia, tutti in un fazzoletto di campo, nessuno largo, pronto ad andare sulla fascia, che come abbiamo poi detto anche durante la partita
uno dei pochi modi per sorprendere questa Fiorentina per due centrali molto bravi, Diaby e Bacis. Finora non è vita facile quella di Romagnoli e Petretti. Assolutamente, perché poi è una difesa schierata molto bene a 5 e poi sulle fasce laterali devono arrivare al cross dal fondo, perché hanno due colpitori di testa molto bravi, Petretti e Romagnoli. Ovviamente palle dal tre quarti per loro diventa difficile e anzi molto facile per la difesa. E fallo Fontana, eccolo qui, labiale del direttore di gara Trefoloni. Forse Fontana ha qualche ragione a protestare in questo caso, cerca un po' il contatto in quel momento il giocatore del Perugia. Si tratta di Codrea, calcio di punizione in favore della squadra di casa. Intanto, come abbiamo visto, Luciano Gaucci è sempre lì, fianco della panchina. Secas dispone la barriera, 35 minuti, 10 al termine del primo tempo, sempre Fiorentina in vantaggio. Occhio a Zemaria, lo specialista dei calci di punizione. Parte Zemaria, il destro, termina alto. Sì, lui è molto bravo a calciare le punizioni, ha fatto moltissimi gol, in questo caso è andato un po' in col corpo indietro e la palla si è alzata. Miglior goleador del Perugia in questo campionato con 7 gol, Zemaria, dietro di lui, Romagnoli con 6. Andiamo da Marco Nosotti, panchina del Perugia. Marco. Beh, Luciano Gaucci rimane lì e fa la spola da un figlio all'altro, ci sono sia Alessandro che Riccardo. Uno più tranquillo, sta chiedendo calma, attenzione. Fabiano prova a sfondare, non ci riesce, Diaby a liberare. Zitta il Perugia, Codrea, Obodo. Seguiamo questa azione, poi torneremo da Marco Nosotti. Obodo, gran numero il suo, a superare Biangerelli. Obodo, tocco morbido, Ravanelli, ancora Obodo, pallone lì. C'è la deviazione, sarà calcio d'angolo, ancora Marco Nosotti. Quasi poco fa nella posizione di Zemaria si lasciava andare le lacrime, disperato, chiede quasi con periodica insistenza al figlio. Allora, vorrebbe forse cambiare qualcosa, vorrebbe entrare in campo lui, vorrebbe cambiarli tutti, non si capacita forse dell'impegno, un po' tutto questo, ma non riusciamo a capire per bene. Nulla di fatto intanto dal corner di Zemaria, può uscire ancora Fontana, palla a piede, lungo lancio, questa volta imprendibile per Fantini, che però comincia la sua corsa, Colì in ritardo, alla fine riesce elegantemente a liberarsi dell'avversario, meritando anche gli applausi dello stadio Curi. Avanza il giocatore senegalese, suggerisce poi per Codrea, c'è largo Ravanelli sulla destra, non è certo quella la sua posizione. Botroid centrale insieme a Di Francesco e Zemaria, molta confusione nel Perugia in questo primo tempo. Obodo, forse questo ci fa capire come essere intanto a Codrea, prova l'azione personale, esce, palla al piede, Diaby, poi viene messo giù, si continua a giocare secondo Trefoloni. Fontana nello spazio riesce a trovare Fantini, si allarga sulla destra molto molto bene, scaglia, riceve, sovrapposizione immediata di Maggio, è quello che dovrebbe fare il Perugia, lo sta facendo la Fiorentina seppur in vantaggio. Scaglia ancora all'indietro, attenzione al sinistro, la parata senza nessun problema di Calaz dopo il tentativo proprio di Scaglia. 7 minuti e mezzo al termine del primo tempo, 1-0 per la Fiorentina allo stadio Curi di Perugia, gara d'andata dello spareggio per conoscere la 20ª squadra che giocherà il prossimo campionato di Serie A. Obodo, Zemaria, elegantissimo il colpo di tacco per Colì, che riesce a mantenere il pallone in campo, anche a difenderlo poi dall'arrivo di Camorani, va via Colì, grande giocata la sua, calcio di punizione. Eh sì, questo ho detto, vedete prima, il Perugia deve fare questo, deve cercare sulle fasce con gli esterni bassi di accompagnare in questo caso Zemaria, che è esterno alto, per creare 2 contro 1, perché la difesa fiorentina è schierata in modo perfetto e solo sulle fasce possono trovare gli spazi, centralmente è molto più difficile. Può provarci però con questa occasione, i calci di punizione, Zemaria li calcia molto bene, testa e grandissima parata da parte di Secas! Vicino al pareggio di Loreto, Secas si oppone. Sì, qui stacca benissimo in mezzo a due, ovviamente e sembra gol, ma Secas veramente fa un mezzo miracolo, se non del tutto proprio. Grande traiettoria come sempre di Zemaria, tagliatissimo il suo pallone, insiste il Perugia, attenzione, c'è contatto in area di rigore, reclama il calcio dagli 11 metri Fabrizio Ravanelli, anche vedete tutta la panchina della Perugia, Cosmi non è convinto con la decisione di Trefoloni, qui c'è una trattenuta evidentissima. Sì, qui veramente mentre sta saltando proprio, credo sia Ariatti, proprio sì. Prende strattone in questo caso di Francesco. Le proteste di Cosmi, del suo secondo palazzo, anche del presidente Gaucci, come abbiamo visto, insomma di tutta la panchina della Perugia.
chiaro che gli episodi possono far comodo una squadra di Serse Cosmi che in questo primo tempo, lo ripetiamo ancora, un po' patito forse la differenza fisica. Attenzione di Francesco, parte il suo cross, c'è deviazione, Zemaria, limite dell'area, controlla col sinistro, non è il suo piede preferito, ci prova ancora Zemaria dopo lo scambio con Cobra, attacco però Camorani, lancio lungo, cercare Fantini, stavolta la meglio di Loreto, mette giù però Piangerelli, c'è sempre un compagno vicino della Fiorentina, non c'è quasi mai un pericolo. Eh sì, perché con tutti senza palla, quando riescono a recuperare nel centro del campo oppure anche sugli esterni, sono sempre due contro uno. Fantini poi fa un grandissimo lavoro, che è punto di riferimento importante, tiene palla e sia a destra con Scaglia e Maggi, a sinistra con Camorani e Ariatti, la squadra va molto bene. C'è un'altra cosa da dire probabilmente, Antonio, mentre rivediamo il colpo di testa di Di Loreto e la grande parata di Secas. Sì, qui è eccezionale, sì. Che salva il risultato. C'è un'altra cosa da dire, ce lo chiedevamo ad inizio partita, chi starà meglio fisicamente, chi ha cominciato, chi ha smesso di giocare un mese fa o chi ha giocato fino a sabato scorso. Sicuramente il primo tempo ha dato una risposta. Ha dato una risposta che il Perugia è veramente sulle gambe, sicuramente il gol gli ha dato un po' il KO, però sicuramente qui si infatti rivediamo la strattonata di Ariatti, però sicuramente il Perugia per adesso ha deluso le attese di una qualità troppo importante, forse sicuramente il mese di stop ha influito sulla condizione fisica. E allora possono gioire almeno per ora i tifosi della Fiorentina, che sono arrivati in massa a Perugia, forse più di 6.000 i sostenitori viola, e all'inizio pensate il Perugia aveva messo a disposizione solo 2.500 biglietti, i tifosi della Fiorentina si sono ingegnati, hanno anche ricevuto i complimenti di Della Valle per questo e hanno occupato tutta la curva sud, una curva tutta viola per questa serata. Calcio di punizione, Fontana preferisce il tocco centrale per Piangerelli, Scudella al centro a cercare la testa da parte di Scaglia, recupera il Perugia, può ripartire Oboto, bollente in questo caso, c'è fallo secondo Trefoloni, Savini riparte da Secas. Vediamo anche l'altra angolazione, il fallo, la trattenuta evidentissima di Ariatti su Di Francesco. E questo invece, grazie alla regia di Angelo Carosi, lo rivediamo, il fallo, palla lontana di Colì, è danno del giocatore della Fiorentina, dovrebbe essere Maggio. Due episodi sicuramente diversi da loro, il primo insomma molto più evidente, il Perugia può sicuramente recriminare. Sicuramente sì, la strattonata sì, è evidente. Colì, Di Loreto, 3 minuti di recupero al termine del primo tempo, Zemaria, Botroida, il suo aggancio, Fabiano, Obodo, Cotrea, prova sempre per via centrale in Perugia e manca il movimento senza palla, Ravanelli, Zemaria, ancora Botroida fermo al centro dell'area di rigore, Obodo, cerca spazio per il tiro, Obodo, tocco fuori per Zemaria, potrebbe provare lui col destro, invece cerca Ravanelli, Fiorentina però chiusa bene ora, Colì, gira, prova a servire Zemaria, Cotrea, Ravanelli, cerca spazio ma è sempre raddoppio di marcatura su di lui, e alla fine rimessa laterale per il Perugia che rimane in zona d'attacco in questo finale di primo tempo, Zemaria, ancora il brasiliano, cerca e trova Botroid, veloce con la palla al piede Botroid, nonostante il fisico imponente c'è fallo su di lui, a calcio di punizione anche questo, un fallo ingenuo. Bravo Riccardo, detto bene, perché anche qui erano due contro uno con Botroid girato di spalle di po' alla porta, quindi in questo caso Zemaria può battere un calcio di punizione in una posizione interessantissima e pericolosissima, e abbiamo visto come calcia Zemaria, sempre pericolose le sue traiettorie e quanto pericolosi sono i saltatori del Perugia. Mi sa qualcosa a Secas che qualche minuto fa ha tolto la soddisfazione del gol a Di Loreto, sarebbe stato il quinto gol in questo campionato, spareggio compreso ovviamente. Zemaria, è pronto lui, si attende solo il fischio di Trefoloni, parte Zemaria, il suo cross è una pennellata, non riesce però a girare in rete Di Francesco, Fantini a lottare, alla meglio Colì, può rimettere in mezzo anche lui, ci prova, spazza via Camorani, per la gioia dei tifosi viola schiepati dietro la porta di Secas. Cotrea,
Liverpool, Costantin Kudrea, dato a Timi Soara, ex National Bucharest, la prima vettura in Italia con la maglia del Genoa. Ci sarà intanto un minuto di recupero, poi finirà il primo tempo. Fallo di Ravanelli intanto, la maschera di Fabrizio Ravanelli che non è d'accordo con l'operato dell'arbitro. Impressione effettivamente che Viali cerchi questo fallo, tenga la gamba destra larga. Sì, sembra così, poi invece è Ravanelli che lo commette. Il lungo rinvio di Secas di Francesco, cerca il lancio in profondità, Viali ben appostato, pallone controllato da Maggio, avanzare sulla destra, fallo netto questa volta, calcio di punizione in favore della Fiorentina, fallo anche brutto questo ai danni di Maggio, a chiedere scusa Eusebio Di Francesco, ecco qui, cerca il pallone, effettivamente poi con la punta forse ostacola la discesa di Cristian Maggio. Intanto avete visto a bordo campo scaldarsi a fianco di Cosmi anche Fabio Gatti, mentre rimane a terra Maggio, speriamo ovviamente non sia nulla di grave per lui, giocatore risultato fondamentale soprattutto con l'arrivo di Mondonico. Si rialza, classe 1982, appena 22 anni, questa è la sua prima stagione a Firenze, ex Vicenza dove è nato e cresciuto. Il suo contratto con la Fiorentina scade nel 2006. Ariatti, Sabini, il pressing di Butroid non riesce a recuperare però, Camorani. Però alla fine del primo tempo Camorani cerca per vie centrali ma coglie il vantaggio, il lancio lungo per Botroid, poi Sabini, fischio di Trefoloni, sarà calcio di punizione, anzi no, perché consulta il cronometro il direttore di gara, dice che può bastare per questo primo tempo. Intanto andiamo a rivedere scambio di opinioni tra Bacis e Colli, sicuramente non saranno stati complimenti tra i due. Finisce il primo tempo, Perugia 0, Fiorentina 1, al decimo il gol di Fantini, gol che tiene in vantaggio la Fiorentina, un gol preziosissimo. Intanto telecamere anche per Alzati e Gheddafi, leggiamo i numeri, le statistiche di questo primo tempo. Primo tempo che, come ripetiamo, vede la Fiorentina in vantaggio. Possiamo dire meritatamente, senza dubbio, un Perugia lento, impacciato, ovviamente senza idee, ovviamente impreciso anche negli appoggi, ovviamente la Fiorentina invece molto più brillante, incisiva, arrivava sempre e prima su tutte le palle. Marina, Dellicarri, Brizos, Leon, Ivan, ma soprattutto Rigano, lo ricordiamo, l'infortunio del goleador principe di questa squadra, 23 gol su 53 realizzati proprio da Rigano nel campionato di Serie B. Infortunio che è arrivato il 5 di giugno, infortunio muscolare contro il Torino, dopo 20 minuti ha dovuto lasciare in campo, lesione di primo grado ai flessori della coscia destra, spera di poter recuperare per la partita di ritorno, la partita che si giocherà domenica alle 20:30 allo stadio Franchi. Comincia in questo momento il secondo tempo con il calcio d'avvio dato dalla Fiorentina, nessun cambio almeno in questo inizio di ripresa, confermati i 22 che hanno cominciato la partita. Obodo, Fabiano, Kudrea deve assolutamente rispetto al primo tempo accelerare la sua manovra, il Perugia che ha tenuto su palla molto di più della Fiorentina, ma un possesso che si è rivelato davvero sterile. C'è fallo ora, calcio di punizione per la squadra di Mondonico, fallo subito da Camorani su un gol importante quando era assente Rigano nella trasferta di Avellino, una delle tante vittorie seppur sofferte della squadra di Mondonico, lo ricordiamo, in 20 partite con il tecnico di rivolta d'Adda in panchina, 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, una scalata che ha regalato la possibilità alla squadra viola di giocarsi lo spareggio. Continua a riscaldarsi a bordo campo intanto Brienza per il Perugia. Fontana, all'indietro per Viali, lancio in profondità, prova ad andare Fantini, in vantaggio di Loreto, mette giù però Fontana, Piangerelli, tutto di prima, molto bene, tocco largo per l'iniziativa di Maggio, spazio per il cross, lo effettua, non c'è nessuno però dall'altra parte,
Giacoli in vantaggio. Arrivava minacciosamente Camoran, suo comunque l'ultimo tocco, si riprenderà con il rinvio di Calaz. Va via bene Fabiano questa volta, doppio numero, prima su Scaglia, poi su Maggio, è riuscito a saltare entrambi. Fabiano mette dentro, non può arrivare Ravanelli. Serafina che riparte, calcio lungo e Bodo copre per Fresi. Di Loreto, Colì, si allarga sulla destra Zemaria, tocco ancora centrale per Codrea, ancora Obodo, a sinistra Fabiano, chiama palla, ma viene ignorato, ecco Zemaria, ancora Obodo, Di Francesco, prova a proteggere il pallone, tenta l'azione personale, Eusebio Di Francesco, su di lui però Ariatti, Fontana, Fantini, prova ad andare via, ci riesce molto bene con la sua velocità, viene messo giù, sarà calcio di punizione e sarà anche cartellino giallo per Marco Di Loreto. Eh sì, cartellino ci sta tutto perché Fantina aveva fatto ancora una volta un'azione strepitosa, era ripartito in velocità su Di Loreto, anche lui un attimino in defiance, qui lo strattona in maniera evidente, quindi giusta l'ammonizione di Trefolone, ancora una volta vicinissimo l'azione. Un ammonito per parte finora agli atti nel primo tempo nella Fiorentina, Di Loreto per il Perugia, proprio ora non era diffidato, quindi potrà essere disponibile per la partita di ritorno, intanto è pronto ad entrare Brienza a bordo campo, potrebbe essere questo il primo cambio di Serse Cosmi. Camorani, calcio, parte di Scaglia, ha provato a girarsi, non è riuscito però a farsi spazio. Fresi in profondità per Botroid, che prova una delle sue ultime azioni, sarà infatti lui a lasciare il posto a Brienza. Eh sì, ritorna un po' lo schieramento delle ultime partite con Ravanelli unica punta e Brienza un pochino più vicino da fare da raccordo, ovviamente vuole più velocità, più diciamo anche un discorso tecnico che Brienza ha nel saltare l'uomo, più veloce, più rapido. Botroite sicuramente si è visto in netta difficoltà di tutto il primo tempo, sicuramente deludente, anche forse qualche problema fisico per Jay Botroite, che vedete lascia il campo un po' a fatica, l'ex giocatore del Coventry è arrivato proprio in estate al Perugia, la sua prima stagione, una scommessa, all'inizio sembrava averla vinta Luciano Gaucci, all'inizio non era stato male di Botroid, anche qualche gol importante, si è poi fatto vivo di nuovo alla fine con il gol forse più importante della sua carriera, quello che ha regalato la possibilità di giocare questo spareggio alla Perugia, il gol dell'1-0 nell'ultima giornata contro l'Ancona. Botroid in totale ha realizzato 4 reti, al suo posto Brienza, è arrivato a gennaio dal Palermo. Dopo aver giocato lo scorso anno con la maglia dell'Ascoli. Brienza che oggi ritrova da avversari i compagni che nella scorsa stagione con l'Ascoli sono stati protagonisti assieme a lui di una bella salvezza. È arrivata anche con qualche giornata d'anticipo. Ci riferiamo ovviamente a Fontana e a Savini, entrambi ora nella Fiorentina. Maggio. All'indietro per Pacis, con calma per Secas, lancio in profondità, pallone che gira, a cercare Fantini, il fallo è suo questa volta, ai danni di Fresi, sarà calcio di punizione. Ancora a bordo campo Luciano Gaucci, che probabilmente ora viene invitato a lasciare un posto che effettivamente non può essere di sua competenza, possiamo dire così. Penso proprio di sì, credo ci sia stato anche abbastanza. Calcio di punizione per il Perugia. Obodo lascia l'incarico a Zemaria, che proverà ovviamente a tagliare con il destro, come sempre, a cercare gli inserimenti dei saltatori del Perugia. In agguato Ravanelli, sale anche Di Loreto, Di Francesco, Obodo, tutti dentro a cercare la spizzata vincente. Parte Zemaria, pallone lì, viene messo fuori però. Allora riparte la Fiorentina con Ariatti. Avanza palla al piede, tocco morbido, un po' troppo lungo però per il tentativo da parte di Scaglia. Andiamo sulla panchina del Perugia, Marco Nosotti. Nei Gipressi non vi è più il presidente Gaucci, allora si sono avvicinati gli uomini dell'ufficio indagini, l'ispettore di Lega anche,
perché giustamente il presidente Gaucci è squalificato, non potrebbe restare nelle zone di pertinenza del campo, così pure negli spogliatoi. Lui ha detto: ma io che male mi fa stare qui, lo so che non posso stare, ma adesso non me ne vado. Voglio dimostrare il suo attaccamento alla squadra. Poi dopo lo hanno convinto ad andarsi, perché se no la squalifica. Ok, intanto Ravanelli aggancia al limite dell'area, Obado, il suo destro, non c'è deviazione, ha colpito molto male il nigeriano, pallone sul fondo. Ancora Marco Nosotti, Marco. Dicevo, se no la squalifica sarà senz'altro ancora più allungata, probabilmente, ma qui sarà poi il provvedimento disciplinare che vedremo in seguito, eventualmente gli organi competenti vorranno prendere. Siparita è stato bello perché a un certo punto non se n'è andato, molto convinto di quello che stava facendo. E come sempre è molto colorito nelle sue espressioni. Eh sì, l'abbiamo visto. Ma non fa male a nessuno. Proprio qualche secondo fa in un rallenti pescato dalla regia del nostro Angelo Carosi. Prendersela probabilmente con uno degli ispettori della Lega, se non sbaglio anche qualche parola colorita, come ha detto giustamente Marco Nosotti. Intanto Fresi, Codrea, rischia molto qui, poi Obodo all'indietro per Di Loreto, lancio in profondità, non c'è nessuno però, Savini in anticipo su Ravanelli, Ariatti a cercare spazio, Ravanelli è bravo però a recuperare il pallone, Colli, ancora Ravanelli, Codrea, Obodo, Fresi allarga per Fabiano, c'è spazio ora sulla corsia di sinistra per il giocatore brasiliano, avanza Fabiano, lavoro buono di Francesco, due su di lui, deve andare e riesce a mettere dentro troppo sul portiere. Sì, però oggi Perugia cerca almeno di giocare, sono due azioni abbastanza importanti, con la conclusione prima di Obodo non fortunosa, però cerca di giocare palla a terra, di ovviamente di trovare i giusti spazi, anche se la Fiorentina ancora una volta, come il primo tempo, è sistemata molto bene, chiude gli spazi, però credo che il Perugia, almeno dal punto di vista della volontà, così della ricerca del gioco, è sicuramente migliore del primo tempo. Ancora Di Francesco ci prova, l'intervento però puntuale dell'ex triestino Bacis, pallone in fallo laterale, rimessa in gioco per la squadra di Serge Cosmi, a cercare a tutti i costi il gol del pareggio 1-1, che sarebbe anche un risultato comunque di parte viola in vista della gara di ritorno, però è chiaro che il Perugia deve provarci fino alla fine. Intanto le proteste per un sospetto retropassaggio a Secas, che poi prende il pallone con le mani, si è arrabbiato Brienza per questo. È pronto invece il portiere argentino a riprendere il gioco, Camorani, non riesce a toccare il pallone, allora rimessa laterale per la squadra di casa, Colli, subito Brienza in profondità, c'è Viali, il suo colpo di testa, pallone agganciato elegantemente da Brienza, attenzione la velocità di Brienza, limite dell'area, messo giù, non c'è fallo secondo Trefoloni, che probabilmente vede bene, è stato preso il pallone. Qui bravo Brienza ad andar via, poi con il petto mette giù, intervento da dietro su di lui che è sembrato effettivamente sul pallone. Intanto Di Francesco, buono il suo recupero, può andare sulla corsia di sinistra, davanti a lui c'è il capitano Viola, Fontana, ci crede però Di Francesco, vuole andare fino in fondo, poi Sibola non riesce a recuperare il pallone. Maggio scaglia il suo aggancio, Fabiano su di lui, scaglia, resiste alla carica, riesce bene a servire Ariatti. Pronto un cambio anche nella Fiorentina, sta per entrare nella squadra di Mondonico Thomas Manfredini, l'ex difensore dell'Udinese, al posto di Scaglia. Di Gennaro qualche perplessità. No, perché Scaglia, che sia tra i migliori in campo del primo tempo, sta facendo un ottimo lavoro, e quello che ha assistito molto, soprattutto Fantini, non so, Mondoni, che avrà visto magari delle difficoltà, credo fisiche, perché dal punto di vista tattico insieme a Fantini è stato il migliore del primo tempo. Sentiremo magari tra qualche secondo Paolo Assogna per capire quali sono le disposizioni tattiche subito dopo questo cambio, con l'ingresso di Manfredini al posto di Scaglia. Attenzione intanto al cross, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, ma non c'è nulla da fare per gli attaccanti del Perugia. Andiamo da Paolo Assogna. Sì, avevamo un po' anticipato nel primo tempo che Mondonico stava chiedendo tantissimo ai suoi esterni, quindi
era insomma comprensibile una rotazione in quella parte del campo. Entra Manfredini, un esterno fresco, tra l'altro Mondonico vede che ci sono problemi a ripartire, c'è molta confusione in campo, chiede ai suoi giocatori in questo momento così delicato della partita di giocare soprattutto su Fontana, è lui che deve dettare ritmi, è lui che deve dare le geometrie giuste per ripartire con una logica offensiva che in questo momento non c'è. Sicuramente l'entrata di Manfredini sulla sinistra prende il posto di Ariatti, Ariatti prende il posto di Scaglia, rimane invariata come assetto tattico. Ovviamente Ariatti non ha caratteristiche, diciamo così, come Scaglia, che ripeto nel primo tempo è quello che ha accompagnato moltissimo, vedi anche il gol di Fantini, e quello che ha creato anche problemi alla difesa, soprattutto con i tagli da destra verso il centro per la conclusione col sinistro. In questo caso sicuramente ha visto un po' stanco il giocatore della Fiorentina, assetto tattico è rimasto uguale, ripeto, Ariatti in quella posizione non ha le caratteristiche di Fantini. Dodicesimo nel secondo tempo, sempre Perugia 0, Fiorentina 1, al decimo della prima frazione di gioco il gol di Fantini, che questa volta ci riprova, ma era davvero impossibile trovare la porta da lì, è sempre però molto solo Fantini, quindi a volte è costretto, sempre meglio chiudere queste azioni per non far ripartire il contropiede avversario. Sì, la posizione era molto difficile da calciare, Ariatti si era inserito dentro nel centro, lui non l'ha visto, ha visto uno specchio di porta, ha calciato ma ovviamente in malo modo. Fabiano si fa vedere da Vanelli, che scatto però un fuorigioco dell'assistente Stevanato, calcio di punizione per la Fiorentina. Ce la sta mettendo tutta, dobbiamo dire, Fabrizio Ravanelli, arrivato a Perugia proprio per portare a casa una salvezza che il giorno del suo arrivo aveva del miracoloso. Perugia che ce l'ha fatta ad arrivare al quart'ultimo, certo che in questa gara d'andata dello spareggio contro la Fiorentina sta un po' tradendo quelle che erano le attese. Savini col sinistro in profondità a cercare Fantini, nessun problema per Calaz, andiamo da Marco Nosotti. Sì, per sottolineare l'atteggiamento diverso nella parte finale, soprattutto in questo inizio di secondo tempo, di Serse Cornismi nei confronti dei suoi, è lui che cerca di dare calma ai suoi ragazzi, di cercare di convincerli che bisogna continuare a ragionare, giocare ogni palla a terra soprattutto. Come in questo caso Fabiano, subito il cross, colpo di testa di Manfredini, pallone che termina in calcio d'angolo dopo aver toccato la bandierina. Si incarica della battuta subito Zemaria, sale dalla difesa di Loreto, è pronto Zemaria, aspetta il posizionamento dei suoi compagni, c'è però un'ulteriore attesa perché Trepoloni ha qualcosa da dire ai giocatori in campo, troppo movimento nell'area di rigore. Brienza prova a farsi spazio, parte il cross di Zemaria, colpo di testa di Manfredini, pallone che resta lì, deve liberare la Fiorentina, ci riesce con Fontana, ora Fantini si allarga, riceve sulla destra Ariatti a cercare, a chiudere il triangolo per Fantini, ha capito tutto però Fabiano. Beh, la notazione di Serse Corbi penso sia importante e giusta, perché deve ancora giocare, deve continuare con calma, perché sotto profilo del gioco il primo tempo non c'è stato, adesso sembra un attimino migliore, il Perugia arriva sul fondo anche se ha solo Ravanelli, bravo di testa, con l'uscita di Botroit magari ha meno peso, però deve cercare di giocare perché ovviamente la Fiorentina si è ancora un pochino più abbassata, può trovare più spazio e quindi c'è ancora mezz'ora e più di tempo, è giusta un po' come annotazione del suo allenatore, e poi deve infondere calma perché con la fretta in questi casi è molto difficile giocare. Obodo, tocco largo per Codrea, davanti a lui Manfredini, riesce a trovare lo spazio per il cross però fuori misura, Ariatti, reclamano il fallo di mano i tifosi del Perugia, lascia giocare Trepoloni, Fabiano, subito il cross col sinistro, colpo di testa provato da Codrea, va a sbattere però contro Manfredini, pallone recuperato da Secas, mezz'ora al termine dello spareggio d'andata tra Perugia e Fiorentina. Qui poteva starci anche il fallo probabilmente di Codrea. Secas intanto rinvia lungo, fallo che invece visto probabilmente l'assistente Mitro, fallo di Fantini ai danni di Loreto, calcio di punizione. Presi in verticale, suggerimento per Ravanelli, il suo aggancio. Codrea in vantaggio su Fontana, Di Loreto abbia fascia ora il Perugia, ci prova con Fabiano, Fantini su di lui, Obodo, Fresi continua
il possesso di palla della Perugia fino a metà campo, poi però quando c'è da effettuare la verticalizzazione vincente la Fiorentina riesce comunque a difendersi bene. Ci prova però Di Francesco, limite dell'area, cercato lo spazio per il tiro. Colli per Fabiano, subito il cross, c'è deviazione, sarà calcio d'angolo. Si devono accompagnare più perché due o tre volte Fabiano è arrivato al cross, ma c'è solo un uomo dentro l'area, anzi due, e due fuori dall'area, quindi deve accompagnare di più, deve aumentare più il baricentro. A te Zemaria, la ribattuta ancora Fabiano, tocco fuori per Obodo, prova a Piangerelli. Non è facile attaccare ovviamente questa Fiorentina che grazie al gol di Fantini al decimo ha poi potuto giocare la partita ideale, se vogliamo, anche se non ha assolutamente rinunciato alle ripartenze veloci. No, soprattutto il primo tempo, il secondo si è un attimino più assestata nella metà campo, riparte meno, però è normale, ma è anche a livello fisico ha speso molto nelle ripartenze, però tatticamente è ancora posizionata molto bene, quindi tiene bene la partita, anche perché la partita deve fare il Perugia, insomma. Obodo, Fabiano, ancora Obodo, Codrea, di nuovo il nigeriano che però non sembra ispirato come durante il campionato. Zemaria, Colin sovrapposizione, Zemaria aspetta, ancora suggerimento per Codrea. Colin prova a spingere fino in fondo, Camorani su di lui, riesce a passare il suo destro, pallone però raccolto da Manfredini. Di Loreto, Codrea non trova spazi, non trova i varchi giusti il Perugia. Zemaria, Colin, Piangerelli che recupera, Ariatti, Fantini, Fresi duro su di lui, non c'è fallo, Fantini si porta il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco, Obodo, Colì, Zemaria, Manfredini su di lui, non c'è spazio, Zemaria è costretto a servire Obodo ma non ci riesce perché Piangerelli recupera, poi Colì torna sul pallone. Intervento deciso il suo, recupera comunque Fontana, palla al piede ora, c'è Fantini solo in avanti, Fontana preferisce mantenere il possesso del pallone, poi Manfredini, Camorani, prova ad accentrarsi, suggerimento per Ariatti, il suo controllo, si gira, ottimo il servizio per Maggio, può andare sulla corsia di destra, al centro c'è Fantini, Maggio prova l'uno contro uno, va via Di Francesco, Maggio, area di rigore, Maggio può mettere dentro il suo cross, Alas. Sì, la Fiorentina quando riparte con la prima azione del secondo tempo molto bella, con gli esterni sempre pronti a ripartire, in questo caso l'esterno basso Maggio, Ariatti di nuovo la posizione, bravissimo, uno contro uno, è giusto buttare lì il diretto avversario, l'ha fatto molto bene, poi aveva solo Fantini, ha messo una palla vicino al portiere, Fantini non poteva anticiparlo, però è un'azione di rimessa molto bella in cui la Fiorentina per la prima volta è ritornata a ripartire, cosa che aveva fatto molto poco nel secondo tempo. E intanto i 6.000 e più tifosi viola appostati in curva sud stanno cantando ininterrottamente dall'inizio del secondo tempo, mutolito invece almeno per ora lo stadio Renato Curi. Ancora Fiorentina in possesso del pallone, Fontana prova a girare, pallone che arriva a Manfredini, generoso Ravanelli in pressing, non riesce però a rubare il pallone, Savini, pallone direttamente da Calaz, si riparte da Colì, andiamo sulla panchina della Fiorentina, Paolo Assogna. Si è molto arrabbiato con i suoi centrocampisti Mondonico perché secondo lui nessuno ha letto la fase di ripartenza con attenzione. Moggi ha alzato la testa, è andato Fantini sul primo palo, sul secondo non c'è andato nessuno, quella poteva essere una buona situazione che non è stata sfruttata secondo Mondonico per una mancata lettura dei suoi centrocampisti. Sì, soprattutto anche di Camorani che è quello che gioca esterno più alto, che deve seguire l'azione per arrivare sul secondo palo, ma anche i due centrocampisti centrali ovviamente devono accompagnare la squadra per far salire anche la difesa affinché la squadra magari possa anche respirare ed essere anche più corta. Intanto esce con lo spostamento di Manfredini a sinistra e di Di Francesco a destra, questa è la scelta di Serse Cosmi dopo aver inserito già Brienza al posto di Botroid.
Romanelli prova a sfondare, non ci riesce però Bacis molto attento. Di Loreto riesce a fermare l'avanzata di Fantini. La rimessa laterale di Fabiano. Di Loreto ora gioca centrale, Zemaria assieme ad Obodo cerca i piedi buoni al centro, da dove finora effettivamente è arrivato poco, pochissimo, perché Codrè è poi uno bravo anche del tiro da fuori, non si è mai proposto. Obodo ovviamente anche lui un pochino sottotono come tutta la squadra del primo tempo, cerca di sfruttare con Fabiano e Manfredini una fascia in cui si è espresso poco, come adesso che centralmente, e Di Francesco a destra cambia poco perché lui poi è un destro naturale, dovrebbe cercare di impensierire più Manfredini. Ovviamente con la Fiorentina, Thomas. Tra l'altro Cristian Manfredini del Perugia, l'ex giocatore del Chievo, della Lazio, è anche un ex di questa partita perché ad agosto del 2003 era arrivato proprio alla Fiorentina, dove però come così non ha trovato grande fortuna, è stato uno dei rinforzi del Perugia a gennaio. Stessa sorte è toccata a Brizas, che però ha fatto il contrario, dal Perugia è passato alla Fiorentina. Intanto questo è il fallo di mano precedente di Ariatti, c'era stata la protesta soprattutto del pubblico, non degli avversari. Effettivamente un po' allarga il braccio sinistro Ariatti, lo tiene attaccato al corpo, direi furbescamente, quindi forse questo ha tratto un po' in inganno Trefoloni. Intanto Fontana viene ammonito dal direttore di gara, Fontana che comunque non era diffidato, quindi sarà disponibile per la partita di ritorno. Colì, Zemaria, Obodo, Di Francesco di prima per Brienza, subito sinistro, ha fatto bene a provare. Sul piede suo sinistro, un tiro ovviamente non fortissimo, però ci deve provare non solo con i cross ma anche i tiri da fuori. Ripeto, sono mancati anche i tiri da fuori di Obodo e Codrea, che sono due centrocampisti capaci di farlo, oggi non lo hanno fatto per niente. Poteva essere prevedibile dopo un primo tempo giocato veramente a tutta birra il calo fisico della Fiorentina. La Fiorentina che ora aspetta, una Fiorentina che ora ovviamente può accontentarsi di questo risultato, un risultato molto prezioso. Ci si aspettava magari qualche energia in più dal Perugia, che però evidentemente ha pagato questa sosta, questa lunga sosta. La squadra di Cosmi ormai da un mese ferma dopo la fine del campionato di Serie A. Colì, Zemaria, Di Francesco, forse trattenuto. Che poi il calo fisico Riccardo, nel senso che si è forse un pochino più abbassata la squadra, perché ovviamente deve cercare di tenere il campo molto bene, il Perugia ancora trova difficoltà, quindi la Fiorentina poi quando cerca di ripartire lo fa molto bene, come prima con Maggio, ovviamente non con l'intensità del primo tempo, ma credo che sia anche un po' normale, quindi atteggiamento tattico comunque ancora da sottolineare in maniera ineccepibile. Manfredini ha provato ad andare fino in fondo, si porta però il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco in favore della Fiorentina. Ovviamente questo tipo di partita va più che bene alla squadra di Mondonico. Entra Di Livio dopo che indiscrezioni dagli spogliatoi ci hanno detto ad inizio telecronaca che c'era stata qualche scintilla tra lui e Mondonico per l'esclusione dal primo minuto. Uscirà Camorani, quindi una forza fresca, soprattutto un uomo di grande esperienza come Angelo Di Livio. Occhio però, Zemaria, il destro, pallone che termina di un soffio al lato, Secas era rimasto fermo. Sì, appena l'ha vista partire, l'ha vista all'ultimo, vedi, è coperto e qui veramente è passata di un niente fuori, si rammarica giustamente Zemaria, ma Secas veramente non l'ha vista partire e sicuramente non sarebbe andato sulla palla. C'è stata anche una leggerissima deviazione, ma Secas veramente era fuori uso in questo caso. Eccolo qui Angelo Di Livio, classe 66, compirà 38 anni il 26 di luglio, apprezzato dai tifosi viola perché fresco di mondiale del 2002, quello nippo-coreano, accettò il declassamento in Serie C2 dopo la retrocessione della Fiorentina, lui che è a Firenze dal 99. Prima alla Juve dal 93 al 99 con Ravanelli, che ritrova oggi da avversario. Si sono stretti la mano
prima della partita, loro amici anche fuori dal campo, insieme in bianco nero hanno vinto tutto. In questo caso dicevo che con l'entrata di Livio a sinistra, lo spostamento di Ariatti a destra, ovviamente Mondoni con l'istituzione ha voluto dare respiro ai due esterni Camorani e Scaglia, che hanno fatto un grandissimo lavoro. Sicuramente su questa fascia stava creando problemi, però credo che Mondoni abbia visto giusto, perché la squadra Sciamusi ha fatto un grande lavoro sugli esterni e in questo caso Ariatti, lo stesso di Livio, possono dare ancora buone garanzie. Intanto è partito un petardo dalla curva del Perugia e fortunatamente non ha colto Secas, ma ha stordito il portiere argentino, che vedete si tocca l'orecchio destro, ha chiesto la pausa, ha chiesto di fermare il gioco all'arbitro Trefoloni. È la quarta volta, dice Secas a Ravanelli. Successo ad onore del vero anche dall'altra parte, nel primo tempo sì. Sono arrivati petardi anche dalla curva della Fiorentina verso i giocatori che andavano a battere il calcio d'angolo per il Perugia. Andiamo da Marco Nosotti. Ma devo dire che tutto sommato non vedrei dietrologia nell'atteggiamento di Secas, che giustamente nelle prime tre precedenti occasioni ha sempre fatto finta di nulla. Stavolta probabilmente gli può aver dato veramente fastidio, dobbiamo cercare anche di vedere questo. In effetti però da parte di entrambe le tifoserie sono arrivati dei petardi e prontamente gli ispettori di Lega hanno segnato tutto. Fabiano, ottimo il suo cross, Di Francesco non riesce ad agganciare. Di Livio, eccolo qui, nuovo entrato, comincia la sua cavalcata, chiama palla Manfredini in avanti, Di Livio preferisce accentrarsi, il tocco per Fontana, in avanti c'è Fantini, l'attesa però di Fontana che suggerisce per Maggio, era buona l'idea di Maggio, Fantini non ha tagliato. È un po' stanco Fantini, sicuramente ha visto tre difensori davanti a lui, non è partito, però l'idea era ottima perché se fosse partito poteva con la sua velocità creare problemi alla difesa. Zemaria in profondità per Cristian Manfredini, non riesce ad arrivare sul pallone, intanto è pronto un altro attaccante, l'ultima carta, l'ultima possibilità per Cosmi, Marcelo Salajeta, attenzione intanto, l'uscita di Carlos, pallone direttamente in fallo laterale. Fantini è gasato e chiede il sostegno del pubblico perché vede ancora che ha forza nelle gambe, scatta ancora tra due centrali, riprende in velocità, era troppo lunga perché sennò avrebbe creato problemi a Fresi e a Di Loreto. Dentro dunque Salajeta, esce Di Francesco, un attaccante in più, subito Paolo Assogna, panchina della Fiorentina. Sì, perché entra Carrus, ho avuto l'impressione che Fontana chiamasse il cambio, è per questo che Carrus sta per entrare in campo, tra un attimo ci sarà la segnalazione di Rizzoli, il quarto uomo. Eccolo qua, entra Carrus con la maglia numero 77, esce proprio il capitano. Una prestazione importante come al solito, non ce la fa più, credo che abbia avuto un problema muscolare, ha fatto segno alla panchina che praticamente era arrivata al capolinea la sua partita. Sì, esce. Poi non cambia niente perché Carrus è proprio un regista come lui e sicuramente darà il contributo di possesso palla e di geometria in mezzo al campo. Eccolo qui, Carrus. Ha iniziato la stagione ad Ancona, 16 partite giocate su 18, poi a gennaio l'arrivo a Firenze. È uscito invece Fontana, è stato sicuramente da gennaio in poi uno dei punti più importanti della Fiorentina. Questa Fiorentina dopo questo spareggio d'andata può veramente sognare la Serie A, mancano ancora ovviamente 15 minuti di recupero, può succedere di tutto, insomma la Fiorentina ha dimostrato di esserci. Sicuramente sì, Perugia ovviamente anche se un qualcosina in più ha fatto, però molto molto poco, dal punto di vista proprio fisico si è vista una diversità di troppo netta tra le due squadre, proprio nei contrasti, uno contro uno, nelle ripartenze, in tutto, sicuramente il Perugia deve rivedere qualcosa in vista della partita di ritorno. Rischiato qui l'intervento Pacis, c'era già la gente in agguato, arriva poi Fabiano, Manfredini, subito in Maggio, girimento per Brienza, lo spazio mette dentro, l'uscita di Secas. Era fastidioso questo cross perché ovviamente Secas ha chiamato la palla, si è fermato giustamente Viali, ma c'era in agguato Ravanelli, questo vedi, rimessa qui sta può intervenire Viali, ma gli chiama la palla il portiere, quindi lascia, ma Ravanelli aveva anticipato l'altro difensore, bravo Secas nell'anticipare. Sicuramente Brienza ha dato un po' di vivacità in più a Perugia, ha mostrato di essere magari più in condizione
rispetto a qualche suo compagno. Fantini prova a liberare il destro, qui è bravo Di Loreto. Che Fantini ha ancora una prestazione incredibile, la sua, ancora fiato nelle gambe, ancora forza nel contrastare in questo cambio di Loreto e nel tacciare in porta, contrastato poi dallo stesso Di Loreto. Zanaceta, eccolo qui Riguagliano, arrivato dalla Juventus anche lui a gennaio, pallone per Brienza, prova a girarsi, non riesce però a superare Sanfini. Di Loreto, Fabiano, ora ci prova fino alla fine il Perugia, Manfredini cerca spazio, riesce a trovare il cross, Ravanelli ha cercato la deviazione vincente, c'è stata una deviazione di Savini, sarà calcio d'angolo. Tempestivo Savini, è stato in questo caso quelle palle che magari non le prende nessuno, vanno direttamente in porta, invece la deviazione ha fatto sì che la palla andesse in calcio d'angolo, perché Secas poteva essere magari essersi trovato in difficoltà su quei cross tagliati molto bene in questo caso da Manfredini. Nervoso a bordo campo Mondonico, occhio al cross, pallone lì, Zalageta va giù, non c'è contatto però secondo Trefoloni, Zalageta si lamenta, si riprenderà con il rinvio dal fondo di Secas. Zalageta che ha realizzato il suo importante gol in carriera in un Barcellona-Juventus, realizzando un gol che portò lo scorso anno la Juventus a giocarsi la semifinale di Champions League contro il Real Madrid, vincendo per 2-1 a Barcellona. Juventus poi capace di battere anche il Real, ma di fermarsi davanti al Milan ai calci di rigore nella finale di Manchester. Fabiano, Zemaria, sale anche Di Loreto, si allarga Colì, ancora Zemaria, pallone per Obodo in ritardo, Ariatti che recupera. E questi comunque sono momenti direi emblematici. Sì, emblematici in cui mancano pochi minuti alla fine, però si vede ancora una volta la freschezza tattica dei giocatori della Fiorentina, che quando recuperano palla hanno una marcia in più, ripartono molto più velocemente. Il Perugia è ancora molto compassato in questo caso, il gioco forza che la Fiorentina ovviamente, non facendo la partita, può giocare sul velluto, come si suol dire, nel senso che rischia poco, sì, si difende bene, però non ha grandi sussulti la squadra di Cosmi. Eccolo qui, Serse Cosmi, forse per via di questo spareggio ha perso una grande occasione il giorno dell'addio di Capello alla Roma e del trasferimento alla Juventus. Era proprio lui in pole position per la panchina giallorossa, poi la necessità della Roma di annunciare subito il sostituto di Capello ha portato a scegliere Prandelli, ma con Cosmi era già, diciamo, una parola della società giallorossa. Cosmi che potrebbe comunque lasciare a fine stagione, alla fine di questo spareggio, il Perugia. Si parla per lui anche della possibile destinazione Livorno, staremo a vedere. Per quanto riguarda Mondonico invece, Della Valle proprio ieri ha voluto dare così le sue assicurazioni al tecnico lombardo, dicendo Mondonico stia tranquillo, che se Mondonico firmato quando è arrivato a febbraio solo un contratto di 5 mesi, ancora non è arrivato il rinnovo. A proposito di rassicurazione, Della Valle ha dato forse la rassicurazione più importante ai tifosi viola: Riganò resta a Firenze. Applauso a Mondonico, che ha preso una squadra ovviamente rifatta un po' di sana pianta a gennaio, ha fatto un grandissimo lavoro, magari è mancato un po' fuori casa, però ha tenuto un ritmo eccezionale, è arrivato allo spareggio, poteva fare qualche punto più, però credo che va dato grande merito di un buon lavoro. E ovviamente la riconferma di Reganò penso sia anche giusta, perché è stato l'uomo squadra sia l'anno scorso in C2, ma soprattutto quest'anno con i suoi 24 gol ha coinciso affinché la Fiorentina arrivasse dove è arrivata. Direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco in favore della Fiorentina. Tra l'altro c'è un retroscena piuttosto curioso da raccontare. C'è stato il sorteggio in Lega, a dir la verità, però per quanto riguarda l'inversione dei campi si doveva giocare almeno all'inizio dell'anno, quando si è deciso della via 24 squadre, quindi della formula, lo spareggio tra la sesta della B e la quartultima della Serie A, che la squadra di Serie A doveva giocare la partita di ritorno in casa, quindi il Perugia avrebbe dovuto giocare al Puri la gara di ritorno e la Fiorentina iniziare quella d'andata. Da tempo in via libera,
concerto molto atteso di un artista molto importante come Renato Zero. E in contemporanea proprio a questa partita oggi a Firenze, chi è meno interessato al calcio sta ascoltando quest'altro evento. Intanto avete visto l'inquadratura dall'alto, la posizione e lo schieramento tattico delle due squadre, in particolare quella del Perugia, che ci sta provando con il cuore ma sicuramente non con la testa e neanche con le gambe. Opodo prova ad andare, nigeriano, riesce a toccare per Manfredini, subito cross basso, Ravanelli, pallone lì, e deve uscire Sakaz, e poi rete, ferma tutto però, tre faloni, c'è stato fallo sul portiere, attenzione, scintille tra i giocatori in campo, viene colpito Viali, Ravanelli discute con Piangerelli, arriva poi tre faloni, cerca di fare da paciere, Di Livio ferma Obodo, il gol comunque annullato, Sakaz rimane a terra. Sì, qui c'è stato vediamo il tiro di Manfredini, molto bello, qui Ravanelli, c'è stata una mischia, qui Sakaz va sulla palla e poi Obodo cerca di entrare, qui poi fa gol Ravanelli, ma credo abbia fischiato prima l'arbitro Prefoloni. Qui c'è il colpo subito da Viali, un colpo che poi sembra essere così duro. Assolutamente niente, dai. Cerchiamo invece di capire cosa è successo, vedete Sakaz va con le mani, sì, sul pallone. Aveva preso l'aveva fermata la palla con le mani, credo che Obodo col piattone è entrato quando credo Sakaz avesse già le mani. Qui rivediamo molto bene, forse si rivede meglio. C'è già le mani sul pallone qui, poi Ravanelli la mette dentro. Sì. Però credo che avesse già fischiato nel momento in cui Ravanelli tra l'altro calcia in porta. Rivediamo qua. C'è da verificare la posizione di Ravanelli, che potrebbe al momento del tocco di Obodo essere anche in fuorigioco, esatto, tra le altre cose. Ma credo che Sakaz ce l'avesse sulle mani quando ha calciato poi Obodo. Sì, sì, il fisco è arrivato prima da parte di Trefoloni. Vediamo, splendida, vediamo questa inquadratura, sì. Splendida, grazie alla regia di Angelo Caroni. Perfetto, sì. Fiorentina che mette a terra il pallone con Carrus per mandare Di Livio, l'intervento di Colì, e Obodo che recupera, prova ora l'ultimo assalto, Brienza non riesce a passare però con l'ex compagno di squadra ai tempi dell'Ascoli, Savini, José Maria, 7.5 al termine, più recupero, sempre 1-0 Fiorentina, e sarebbe un risultato preziosissimo in vista della gara di ritorno. Fabiano, Obodo, tocco centrale, la finta, il velo di Zalajeta, c'è stato il taglio di Ravanelli, Colì, ancora il senegalese, Obodo, c'è largo Fabiano, Obodo, il suo destro, pallone che termina al lato, deve provarci anche dal limite il Perugia, deve provarle tutte. Sì, Obodo, l'ho detto prima, insieme a Codrea sono dotati di un buon tiro, Codrea non ha mai tirato, Obodo adesso forse è il primo tiro in tutta la partita, anche questo fuori, però ci deve provare perché ormai la difesa è schierata sempre molto bene, è tutto intasato, quando c'è lo spazio bisogna provare, lui c'ha le qualità per farlo. Il rinvio di Sakaz, cercare Fantini, è riuscito quasi ad arpionare anche questo pallone, Colì. Fabiano, pallone per Zemaria, subito attaccato da Carrus, ancora Fresi, Di Loreto, Colì, davanti a lui Di Livio, prova a verticalizzare, pallone cacciato da Ravanelli, però deve girarsi, ancora Obodo, Zemaria, sulla sinistra che servito, si fa vedere in sovrapposizione Manfredini, Fabiano preferisce il cross, viene messo fuori tranquillamente da Pacis, poi Angerelli spazza via Maggio a cercare lo scatto di Fantini, che possiamo definire, Antonio Di Gennaro penso sia il primo a sostenerlo, il migliore in campo in questa partita. In assoluto, non solo per il bellissimo gol ma per il lavoro che ha fatto tutta la partita ancora adesso. Attenzione! Carrus, il taglio di Maggio, attenzione, deve uscire Kalac, riesce a far suo il pallone, Maggio non riesce invece ad agganciare bene, il suo stop non è stato preciso, altrimenti sarebbe stato solo davanti al portiere. Sì, l'idea geniale di Carrus, bellissimo il passaggio filtrante in profondità, e qui ha preso il contropiede Manfredini Maggio, il controllo è stato sicuramente non da Maggio, perché lui è bravo anche con i piedi, il controllo col piattone se l'è allungata troppo, e quella poteva essere un'occasione per il 2-0, un risultato sicuramente in la sfida finale.
4 minuti più recupero al termine, c'è ancora tempo per il Perugia, almeno per il gol dell'1-1. Zemaria sul punto di battuta, calcio di punizione, proverà a scodellare al centro come sempre, le indicazioni di Secas, finora davvero impeccabile il portiere della Fiorentina. Movimento in area di rigore, si attende il fischio di Trefoloni, parte Zemaria, pallone al centro, colpo di testa, addirittura di Dilivio. Fresi, su di lui l'intervento di Maggio, sarà calcio d'angolo, ancora opportunità per il Perugia. Dalla bandierina va Brienza, Mancino proverà a mettere dentro. Tutti pronti a saltare, parte Brienza, il suo cross, Secas, non è impeccabile stavolta, Colì però non riesce a trovare il tempo giusto. Zemaria. Tutta la Fiorentina ormai a difendere questo risultato preziosissimo. Ravanelli, Zemaria, ancora a scodellare al centro dove però non c'è nessuno. Ariatti può accompagnare il pallone sul fondo, anzi no, preferisce ripartire lui. Braccio lungo, e Bodo che recupera. Fabiano. Colì. Pallone per Obodo, Fabiano subito a mettere dentro, ci prova col sinistro Zalageta, il suo tocco d'esterno, ha cercato l'assist al volo per Ravanelli, era una buona idea, pallone che però non è arrivato al centravanti perugino. Ancora Secas, può ripartire. Sì, Perugia sta cercando ovviamente, come ha detto bene te, con il cuore questi passaggi magari anche dalla tre quarti, ovviamente per le spizzate in questo caso di Zalageta e Ravanelli, però vedo che fa fatica, cioè tutta la partita che ovviamente non ha trovato proprio il giusto ritmo a una gara che ovviamente è nata in salita dopo appena 10 minuti per il gol di Fantini. Non si è espressa ovviamente come tutti ci aspettavamo dal punto di vista della qualità, forse aveva qualcosa in più, ma fisicamente e tatticamente la Fiorentina ha fatto molto molto meglio. Colì, Zemaria, il suo fianco Bodo viene servito, si allarga Fabiano, Bodo prova ancora verso il centro, Brienza, non può trovare lo spazio così il Perugia. Fantini resiste alla carica, serve Carrus, preferisce pazientare quando invece Di Livio sta mandando verso la porta avversaria. Manfredini, c'è sempre Di Livio, servito ora, Colì davanti a lui, Di Livio prova ad accentrarsi, ancora Manfredini, importante non perdere il pallone ora per la Fiorentina. Di Livio segue Di Loreto, Di Livio si gira, serve ancora Carrus, c'è il taglio di Manfredini, Carrus lo vede, Manfredini un fuori gioco però, l'assistente Mitro che ha ravvisato la posizione di offside dell'ex difensore dell'Udinese vede benissimo. Benissimo, qui ovviamente Carlos bravo, bravo come idea e come prima la palla ovviamente a Maggio, però nell'azione precedente, come avevi detto benissimo te, c'era Di Livio che era partito in netto a contropiede, lui ha dovuto temporeggiare per tenere la palla, ma poteva essere un'occasione d'oro perché era uno contro uno, Di Livio contro Di Loreto. Manfredini, centro per Obodo, poteva anche provare il tiro, suggerisce invece per Zemaria. Fabiano, il suo cross col sinistro, ultimi tentativi, Secas in qualche modo, poi Carrus a liberare. Fantini, 30 secondi al 90esimo, splendido il colpo di tacco di Fantini che si è superato stasera. Ariatti attende qualcuno, non arriva però un compagno libero sulla sinistra. Fantini, ci saranno ben 5 minuti di recupero, partita ancora Fantini, ragazzi. Fantini ancora tutto solo, vedete il cross, non c'è nessuno ad assisterlo, dall'altra parte gli applausi di Di Livio che era molto lontano. Sì, hanno ancora un attagliato, ma Fantini veramente ha tenuto la squadra da solo, finivo il discorso del migliore in campo perché il gol è stato bellissimo, ma la prestazione è stata straordinaria dal punto di vista tattico, fisico, tecnico, quindi sicuramente grandissima, grandissima prestazione. 28 anni Enrico Fantini, nato a Cuneo anche lui, arrivato a gennaio dal Venezia. Belli, discorso psicologico Riccardo, mancava Riganò, lui ha dato ancora secondo me un qualcosa in più per seguire un giocatore importantissimo, determinante, e questo gli ha fatto fare una gara veramente straordinaria, perché lui, ricordiamo, non è proprio una punta di ruolo, è un esterno di attacco, quindi invece oggi si è veramente superato a tutti i livelli. Manfredini, prova lui, sinistro, Secas, il calcio d'angolo
e stava per tirare un brutto scherzo l'ex di turno Manfredini, gran sinistro improvviso, centrale, ma Secas è straordinario anche stavolta. Sì, bravissimo, reattivo, perché vede la palla che si abbassa alla fine, lui con col palmo della mano devia in calcio d'angolo, però ottima la conclusione ancora una volta da fuori di Manfredini. Se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero concessi da Trefoloni, calcio d'angolo, c'è ancora speranza per il Perugia, il cross di Brienza, tutti a saltare, si continua a giocare, ancora Manfredini, carica il sinistro, questa volta ancora più alto, non serve l'intervento di Secas. È aspettato troppo Manfredini, deve calciare subito perché dopo con lo stop aveva già due difensori, due ovviamente avversari della Fiorentina, in questo caso perde il tempo e anche lo specchio della porta proprio per mirare, invece qui calcia benissimo e... eccezionale la parata di Secas. Dicevamo invece di Fantini, Antonio, tra l'altro anche un portafortuna per questa Fiorentina. Lui è un esperto in promozione perché era a Modena, 17 partite, 2 gol nella stagione della promozione in Serie A con De Biasio in panchina, era al Chievo nella stagione della promozione in Serie A con Del Neri in panchina. Al Chievo per 2 stagioni Fantini, pensate, ha esordito in Serie A con la maglia della Juventus, lui è cresciuto proprio in bianconero il 28 maggio del 95, non fu un esordio fortunato, un Roma-Juve finito 3-0 addirittura. Calcio di punizione in favore della squadra viola, bandiere al vento nella curva sud dello stadio Curi, una curva sud tutta viola, sono più di 6.000 i tifosi fiorentini giunti a Perugia, più di 40 pullman partiti fin da questa mattina. Eccola qui, la carrellata. Una curva davvero appassionata, chissà cosa succederà domenica nello stadio Artemio Franco. Vicini al 48esimo, rimangono 2 minuti dei 5 di recupero concessi dall'arbitro Trefoloni. La rimessa laterale di Maggio, Manfredini, intervento palloso su di lui, calcio di punizione per il Perugia. Te lo dico io che succederà domenica, 40.000 alla Frank. Senza dubbio, con una curva Fiesole che avrà voglia, a questo punto anche la speranza giusta per festeggiare. 1-0, un risultato davvero difficile da recuperare per il Perugia, che ci prova in questo ultimo minuto e mezzo a disposizione. Zemaria, zona tiro, ma pallone sul sinistro, tocca a Manfredini, che prova ancora! Pallone che attraversa tutta l'area di rigore, pallone molto molto insidioso. Eh sì, vedi, perché qui ci potrebbe essere una spizzata, una deviazione improvvisa che ovviamente Secas poteva essere in difficoltà. Qui il tiro ovviamente non è proprio un tiro nello specchio della porta, voleva che ci fosse stata una spizzata perché ovviamente con molti uomini dentro l'area può succedere. Se così dovesse finire la partita, manca un minuto, il Perugia sarebbe costretto domenica a Firenze a vincere con il punteggio di 2-0 e di 2-1 anche, perché valgono i gol in trasferta come nelle coppe europee. Vincere 1-0 significherebbe andare ai tempi supplementari, poi silver goal, se c'è pareggio anche al termine dei supplementari, calcio di rigore. Schierà la fine di questa gara d'andata tra Perugia e Fiorentina. Arriva anche con qualche secondo di anticipo il fischio di Trefoloni e allora una squadra di Serie B, la Fiorentina, vince sul campo di una squadra di Serie A, il Perugia, per 1-0, il gol al decimo di Fantini. C'è qualche tifoso che invade il campo, qualche tifoso viola, assolutamente innocuo, a complimentarsi con i giocatori della Fiorentina. A seguire lo spiegamento di forze di polizia, probabilmente esagerato, visto che comunque tutto rimane nella norma. Avete visto nel frattempo Luciano Gaucci, la sua delusione in tribuna
le ha provate tutte, è sceso anche in campo lui nel primo tempo per dare qualche consiglio alla sua panchina. La Fiorentina può festeggiare anche se è presto per farlo, ma questo è un punteggio assolutamente straordinario, possiamo dire anche inatteso alla vigilia. Inatteso ma meritato, perché la Fiorentina ha interpretato alla grande questa partita, l'abbiamo detto più volte, con spirito di sacrificio, con un assetto tattico veramente, complimenti a Mondonico, molto buono, e ovviamente con dei giocatori importanti che hanno fatto la differenza, l'abbiamo detto poc'anzi, Fantini ha subito Origanò in maniera impeccabile, con una prestazione super che si è ovviamente ha fatto di tutto, ha fatto gol, ha giocato per la squadra, si è sobbarcato un lavoro enorme, i due esterni bravissimi, primo tempo Camorani e Scaglia, ma tutta la squadra ha fatto veramente una grandissima gara dal punto di vista fisico, tattico e anche tecnico, quindi complimenti alla Fiorentina. Ovviamente il Perugia non è stato il Perugia solito dell'ultimo del finale del campionato, ha pagato ovviamente un primo tempo veramente brutto, perché la Fiorentina in quel modo ci credeva, dal punto di vista psicologico era avvantaggiata e credo che il risultato sia meritato. Intanto è suggestivo per certi versi, a distanza davvero di pochi metri, la gioia da una parte di tutta la curva, quella fiorentina, la curva del Perugia è silenziosissima, attonita. Andiamo subito però da Paolo Assogna. Paolo. Eccomi qua, sono con Enrico Fantini, erano tutti preoccupati in ambiente viola per l'assenza di Righenò, invece tu hai tirato fuori questa partita straordinaria come qualità, quantità, tu che non sei proprio una prima punta, te l'aspettavi? Diciamo che in questo ruolo ho giocato anche in precedenza, quando giocavo nel Venezia. Era da un anno che non giocavo in questo ruolo, però penso di essermela cavata bene, sono stato ripagato con questo gol e quindi sono contento, però non è ancora finita perché rimangono ancora 90 minuti da giocare a Firenze, quindi sarà ancora una dura battaglia. Il quesito era meglio il Perugia che si è riposato e fatto preparazione o la Fiorentina che ha giocato le partite? Questi 90 minuti hanno detto che è meglio avere il ritmo gara nelle gambe, no? Ma non lo so, dipende, ci sono i pro e i contro, anche perché noi veniamo da più di 45 partite giocate in una stagione e quindi non è facile essere ancora, trovare le forze necessarie e la lucidità necessaria per affrontare delle partite del genere. Comunque penso che stasera abbiamo disputato un'ottima gara, abbiamo sofferto parecchio, anche perché Perugia ha giocato un'ottima gara, però penso che alla fine ci siamo meritati questo risultato. Però ripeto, c'è ancora 90 minuti da giocarci, quindi stiamo tranquilli e cerchiamo di lottare fino alla fine. Un'ultima cosa, a proposito dei 90 minuti di ritorno, immagini che sia una fisionomia simile a quella del secondo tempo, loro a fare la partita e voi a difendere soprattutto? Dipende dalle circostanze, oggi la circostanza era quella di non prendere gol, anche perché siamo riusciti ad andare in vantaggio, quindi penso che in casa sarà totalmente un'altra partita, anche perché loro dovranno a tutti i costi rimontare questa gara, questo risultato, e noi da nostra parte invece dobbiamo fare il possibile per andare in A. Grazie a Enrico Fantini, Super Spot.